Quindi buon pomeriggio a tutte e a tutti, di nuovo e ben ritrovati per questo dodicesimo webinar del ciclo di eventi che viene organizzato dall'associazione GFOS.it con l'associazione GEAM, grazie al patrocinio del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino e grazie al supporto del Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto che mette a disposizione la piattaforma per lo svolgimento di questi webinar. In quanto appunto, come ben sapete, non c'è possibile svolgere questi eventi in presenza. Il webinar di oggi è intitolato Valutazione della pericolosità e rischio per instabilità dei versanti, è il dodicesimo webinar di questo ciclo di eventi ed è tenuto da Marta Castelli, Giulia Torsella e Stefano Campus che ci accompagneranno in queste 4 ore. Per poter andare a approfondire strumenti sia teorici che applicativi di base per affrontare uno studio quantitativo di pericolosità e rischio in caso di instabilità di versanti. Si focalizzerà l'attenzione prevalentemente sulla caduta a massi e poi vedrete che vi presenteranno sia dei casi di studio reali attraverso un plugin di QGIS, il plugin QProto, che è stato sviluppato dal Politecnico di Torino, quindi dai relatori del webinar di oggi, assieme a Faunalia, al fine di poter ottenere in maniera speditiva energia, suscettibilità, pericolosità a piccola e media scala. I relatori non hanno bisogno di presentazione perché sono ampiamente conosciuti nel panorama, nel mondo del software, open source. Marta Castelli è ricercatrice, di geotecnica al Politecnico di Torino. Giulia Torsello si è laureata nel 2019 in ingegneria edile, sempre presso il Politecnico di Torino. E Stefano Campus invece è un ingegnere civile che lavora nel settore dei sistemi informativi territoriali e ambientali di Regione Piemonte. Sono sicuramente persone ampiamente conosciute, non hanno bisogno di ulteriori presentazioni. Vi racconteranno loro molto meglio di me quali sono le tematiche e tutto ciò che ci sarà all'interno del webinar stesso e che potrete trovare anche nel materiale didattico che Stefano vi ha appena condiviso. Nella chat della riunione. Vi ricordo anche che sempre al sito presso il quale voi vi siete registrati, dove avete trovato la locandina e il modulo di iscrizione, potrete trovare il materiale didattico anche a valle del webinar stesso. Ovviamente questi momenti sono momenti sempre informativi, non tanto formativi. Che sono svolti a titolo gratuito dai relatori, ma vi ricordiamo sempre che è possibile effettuare una donazione all'associazione GFOS.it, che ovviamente reinveste poi tutto quello che ottiene da un punto di vista economico in attività di supporto al software libero che ci permettono di far sì quindi che questi eventi possano continuare a tenersi perché c'è supporto al software e alle persone che sviluppano. Sulle modalità di interazione durante l'evento lascio la parola poi ai relatori in quanto ci spiegheranno loro cosa e come ritengono sia meglio effettuare diciamo, questo scambio di informazioni. Quello che vi ricordo ovviamente cortesemente di tenere sempre disattivati il microfono e webcam e di intervenire in chat ovviamente quando volete, la chat sarà presidiata. A voce intervenite solo nel momento in cui i relatori lo consentono, appunto, al fine di non disturbare gli altri partecipanti al webinar stesso. Detto ciò, io mi taccio, lascio la parola ai relatori, che ringrazio già sin d'ora per la disponibilità e buon webinar, buon evento a tutti. Ok? A dopo. Grazie Paolo, mi sentite? Sì, perfettamente. Ok, grazie mille. Grazie della presentazione che in realtà penso sia necessaria perché vedo che sono molti i partecipanti. Allora, una doverosa premessa da fare è che questo webinar in realtà è una riedizione di fatto di un analogo seminario che abbiamo fatto l'anno scorso, a giugno dell'anno scorso, sugli stessi argomenti. Quindi, sono
non so se qualcuno dei presenti già ha seguito il seminario, l'avevamo fatto a giugno, mi sembra. E se c'è qualcuno che ha già seguito quella parte, si troverà, diciamo, la parte introduttiva molto simile, l'inquadramento iniziale sulle problematiche legate alla valutazione del rischio, ma soprattutto della pericolosità per frana. E quindi ecco, questa parte, insomma, l'ha già sentita, sarà un po' una ripetizione. Però qualche novità ce l'abbiamo, quindi insomma, successivamente abbiamo nel frattempo fatto uno studio sui parametri da usare per queste analisi con il plugin Qproto e Giulia Torsello vi farà poi vedere i risultati di queste indagini che abbiamo fatto, che possono aiutare nella stima dei parametri per condurre l'analisi. E Giulia Torsello inizierà a breve un dottorato in ingegneria geotecnica, nell'attesa si dedica a Qproto e a queste problematiche. Un'ultima cosa, io sono socia del GFOS un po' impropriamente perché non sono propriamente esperta di QGIS e quindi per la parte applicativa, come già ha detto Paolo, mi faccio aiutare da Stefano Campus, molto più esperto di me, e quindi sarà lui un po' a guidare la parte più applicativa, appunto l'esercitazione. Penserei di organizzare questo webinar appunto in due parti, quindi una prima parte di inquadramento, diciamo, più teorico e di discussione sulla scelta dei parametri, in cui vi faremo anche vedere un'applicazione che abbiamo fatto noi, e poi invece una seconda parte più applicativa che faremo su un caso studio. Appunto vi inquadrerò un po' il caso studio e poi Stefano vi guiderà nell'utilizzo di QGIS per fare l'analisi. Direi che non ho altre indicazioni preliminari, non so se Stefano vuoi aggiungere qualcosa. Per quanto riguarda gli interventi, io non ho, come dicevo Paolo, sono abituata con gli studenti, quindi non ho grossi problemi ad essere interrotta. Però ecco, forse è meglio, insomma, meno di cose molto urgenti da dire subito, forse è meglio come dire, fare gli interventi nella chat in modo da non disturbare gli altri ascoltatori. Stefano? Niente, a posto così. Ah, ok. Vai. Va bene, allora condivido lo schermo. Bevo, scusate. Ctrl L. Ok. Allora, direi che possiamo iniziare da... Scusate, devo spostare questa cosa. Scusate, eccoci qua. Allora, direi che possiamo iniziare a introdurre le frane. Che cosa sono le frane? Le frane sono sostanzialmente dei fenomeni naturali che però possono avere un grande impatto sull'ambiente antropico, cioè sulla vita, sulle attività e sulle strutture, diciamo, delle attività umane, con effetti anche decisamente catastrofici. Quindi possono avere un grande impatto appunto sull'ambiente antropico. Per cercare di ridurre questo impatto, che è lo scopo nostro, dobbiamo prima di tutto studiarlo e quindi definire tutti i fattori da cui l'interazione tra il fenomeno e l'ambiente umano che governano questa interazione e
quantificare questi fattori in modo da arrivare ad una definizione del rischio. Le componenti del rischio di fatto sono essenzialmente due. Da una parte, per quantificare il rischio è necessario conoscere i processi che possono causare questi danni e quindi studiare l'innesco e l'evoluzione dei fenomeni. Come rappresentato in questa fotografia, come vedete, il fenomeno in questo caso è il distacco di un blocco da una parete rocciosa e la sua evoluzione è la sua discesa lungo il versante di uno o più blocchi. In realtà qui non era coinvolto un solo blocco, ma più di uno, la loro discesa lungo il versante che appunto può intercettare vari target. Dall'ambiente naturale costituito dal bosco all'ambiente agricolo dei vigneti, alle strutture, le linee elettriche, le strade, eccetera, e le persone naturalmente. Nell'analisi di rischio, quindi, una volta quantificato il fenomeno in modo più o meno dettagliato, quello che dobbiamo fare è studiare la sua interazione con questi target, cioè in generale con l'ambiente umano. Se le attività di conoscenza dei processi e studio dei processi che possono causare i danni fa parte della grande categoria dell'analisi di pericolosità, la parte invece di studio dell'impatto sulle infrastrutture, sulle persone o sulle strutture o sull'ambiente, fa parte della cosiddetta analisi del danno, che passa attraverso l'analisi della vulnerabilità degli elementi che abbiamo nominato. L'unione di analisi di pericolosità con analisi di vulnerabilità e di danno consente di arrivare al rischio. Se tutti i fattori, tutti gli ingredienti di questa analisi sono definiti in termini dettagliati, per esempio in termini monetari, è possibile esprimere il rischio altrettanto, in modo altrettanto dettagliato, cioè per esempio in termini monetari, come perdite all'anno. In sostanza, ecco, questo è... Scusate. Ok. In sostanza, quindi, il rischio è, qui ho riportato un piccolo glossario solo per capirci sulla terminologia e per introdurre tutti gli ingredienti dell'analisi. Il rischio, in sostanza, è una probabilità. È la probabilità di avere un danno di una certa entità in un certo periodo di tempo. Gli ingredienti dell'analisi sono, prima di tutto, la definizione del fenomeno che può causare danni. Per esempio, come abbiamo appena detto, il distacco di un blocco da una zona di un pendio. E poi la sua pericolosità, cioè la probabilità che il fenomeno che abbiamo definito si verifichi con una certa intensità in un certo periodo di tempo in una certa area. Quindi vada a colpire con una certa frequenza una zona del versante sottostante con una certa intensità. Questi due aspetti riguardano appunto l'analisi della pericolosità. E il risultato dell'analisi della pericolosità sarà quindi area, intensità e tempo. Dall'altra parte, l'analisi degli elementi esposti si compone dello studio della loro esposizione, cioè della probabilità che l'elemento si trovi nella zona colpita dal fenomeno. E poi della sua vulnerabilità, cioè del grado di perdita che questo elemento può subire in seguito all'impatto con il fenomeno franoso. La vulnerabilità si esprime sostanzialmente da 0 a 1 o da 0 a 100%, in cui 0 significa che l'elemento non subisce nessuna perdita, 1 significa che la perdita è totale.
La valutazione della vulnerabilità dipende naturalmente non solo dalle caratteristiche dell'elemento, ma anche dall'intensità del fenomeno, per esempio dall'energia in gioco nell'impatto. Una volta definita esposizione e vulnerabilità, qui manca ancora un ingrediente dell'analisi che è il valore dell'elemento, che ci consente di arrivare sostanzialmente alla definizione appunto della probabilità di avere una perdita di questo elemento. Per elementi statici con esposizione del 100%, questo è uno schema che deriva da un progetto Mirilan, uno dei primissimi progetti dedicati proprio alla valutazione del rischio da frana, che risale ai primi anni 2000, che però secondo me è ancora molto attuale, perché consente di rappresentare in modo molto chiaro tutti gli ingredienti. Qui l'esposizione è considerata 100%, quindi vale per elementi cosiddetti statici, cioè elementi che non si possono muovere, e quindi strutture, infrastrutture, o insomma, cose di questo genere. Allora, in questo schema appunto vediamo che preliminare all'analisi, come abbiamo già detto, c'è la caratterizzazione del pericolo. La caratterizzazione del pericolo consiste sostanzialmente nello studio dell'ammasso roccioso, che porta alla definizione di scenari di analisi. Scenario di analisi cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, nel caso che vedevamo prima del certo volume che si può distaccare da una porzione del versante, lo scenario può riguardare una diversa entità del volume in gioco, cioè può riguardare il distacco di un piccolo blocco oppure di una grande frana con milioni di metri cubi in gioco. Parleremo di questo tra un attimo, però ecco, di solito in generale quando si fa un studio di stabilità di un ammasso roccioso sono diversi gli scenari che possono scaturire. Per ognuno di questi scenari è possibile, necessario condurre l'analisi di pericolosità che ci consente di ricavare, come abbiamo detto prima, un'area che è l'area colpita potenzialmente dal fenomeno e come vedete nello schema l'area di invasione concorre direttamente all'analisi del danno per la valutazione degli elementi a rischio, che sono gli elementi in questo caso statici, che si trovano all'interno di quest'area. L'altro aspetto dell'analisi di pericolosità, il secondo aspetto dell'analisi di pericolosità, è l'intensità del fenomeno, per esempio l'energia coinvolta, la velocità, o aspetti di questo tipo, che, come abbiamo già detto, contribuisce a definire la vulnerabilità degli elementi a rischio, che dipende direttamente dall'intensità del fenomeno, oltre che dalla tipologia degli elementi. Quindi, i primi due ingredienti dell'analisi di pericolosità entrano nell'analisi del danno direttamente. Il terzo ingrediente, che è la probabilità di accadimento, in questo schema viene mantenuta a parte nell'analisi di pericolosità, viene considerata separatamente e entra direttamente nel calcolo del rischio, moltiplicandola sostanzialmente per il danno. Il danno è il prodotto tra la vulnerabilità e il valore degli elementi a rischio. Tenere la probabilità di accadimento separata dal resto dell'analisi di pericolosità è una semplificazione, naturalmente, ma è molto utile a mio avviso, perché consente, siccome questo è uno degli aspetti più critici dell'analisi, come ben sa chi si occupa di queste cose, tenere separato il calcolo della definizione della probabilità
dall'analisi di pericolosità, quindi dall'analisi del fenomeno, consente di valutarla con metodi semplificati, per esempio con metodi di tipo storico-statistico basati sulla ricorrenza temporale di fenomeni dello stesso tipo. Oppure, nel caso in cui usiamo degli strumenti speditivi più semplificati, come quelli che vedremo in questo, che proveremo ad utilizzare in questo webinar, allora la probabilità di accadimento può essere definita in termini ancora più semplificati, magari semplicemente come una classificazione della propensione del versante a generare, diciamo, fenomeni di instabilità, quindi con delle classificazioni a indici, a rating o cose del genere. Naturalmente, questo per analisi molto speditive, il cui risultato sarà poi affetto dalle incertezze che caratterizzano questa definizione, la definizione della probabilità in questo modo. Ok. Scusate. Allora, la pericolosità quindi è una probabilità. Una probabilità che, se poi andiamo a vedere un po' più nel dettaglio le problematiche legate ai fenomeni franosi, ci accorgiamo che è una probabilità in realtà divisa in due parti. Perché da una parte abbiamo la probabilità che il fenomeno si innesti, ed è un po' la probabilità di accadimento di cui parlavamo prima. Questa probabilità riguarda, diciamo, le condizioni appunto di innesco, di distacco del di volume dal versante, ed è una probabilità sia di natura temporale, cioè quando, sia di natura spaziale, cioè dove. Qui abbiamo una falese di una certa estensione e la probabilità che il distacco avvenga in un punto di questa falesia, oltre che appunto la probabilità che questo avvenga nell'arco di un anno o di 10 anni o di 100 anni. Questo riguarda appunto la fase di innesco. Esiste un'altra probabilità di cui ci dovremmo occupare, che è la probabilità spaziale, che una volta distaccato il volume dal versante, la massa che si muove lungo il versante vada a colpire un certo bersaglio. Questo riguarda appunto la successiva fase di caduta o di evoluzione del fenomeno lungo il pendio. C'è da dire che questa distinzione tra probabilità di innesco e probabilità raggiungimento di un punto del versante è tipica delle frane cosiddetta evoluzione rapida, cioè quei fenomeni che senza grandi segni premonitori arrivano a un collasso improvviso, diciamo, a un'instabilità improvvisa sul versante, che porta, diciamo, a un comportamento, diciamo, completamente diverso di tipo dinamico, con appunto la massa che con velocità anche elevate, energie anche elevate, scende e arriva. Non tutte le frane si comportano in questo modo, esistono frane, questo tipo di comportamento è tipico degli ammassi rocciosi a comportamento fragile, cioè quelli che non mostrano grandi deformazioni, ma appunto accumulano energia che poi rilasciano in modo improvviso. Viceversa, le frane a evoluzione più lenta, che sono quelle negli ammassi più duttili di terra o di materiale, diciamo, sciolto, meno resistente,
di fatto mostrano grandi deformazioni senza arrivare a un collasso improvviso e quindi a una fase dinamica del movimento. In questo caso l'interazione con le strutture non è un impatto, ma è proprio una continua deformazione. Sono fenomeni di natura diversa, che in realtà forse potremmo anche pensare come fenomeni che si trovano, diciamo, in questo schema triggering runout, cioè innesco-evoluzione, che si trovano ancora nella fase di innesco, una fase di innesco con grandi deformazioni molto lente. Quindi che potrebbe in futuro arrivare ad un collasso improvviso e quindi a un comportamento come quello che stiamo descrivendo. Ora, dicendo questo, di fatto sto introducendo il grande, diciamo, uno dei grandi problemi che abbiamo nello studio delle frane, che è la grande variabilità di fenomeni che possono avvenire. Se vogliamo classificare le frane, diciamo esistono moltissimi tentativi più o meno validi di classificazione delle frane. Devo dire che ancora oggi la classificazione più utilizzata è ancora quella di Vance, che è basata, che risale al 1978, quindi insomma veramente molti anni fa, ed è basata sostanzialmente su il materiale coinvolto, che può essere roccia, terra o detrito, e il tipo di movimento. Il tipo di movimento ad avanzo è classificato come crolli, ribaltamenti, scivolamenti, deformazioni, diciamo, laterali e colate. E poi abbiamo i movimenti complessi che racchiudono diverse tipologie di movimento. In realtà però sono molti altri gli aspetti che ne governano il comportamento. Per esempio la velocità. Allora, tutte le tipologie di fenomeno considerate da Vance come tipologie di movimento possono essere caratterizzati da velocità, scusate, sono prima di tutto correlate più all'innesco che all'evoluzione, a parte i flussi. Dal punto di vista dell'evoluzione, possono avere un'evoluzione estremamente diversa. Possiamo avere fenomeni, come vedete in questa classificazione proposta sempre da Vance e da Pruden negli anni 90. La velocità in questo caso del movimento è classificata sulla base della possibilità di, come dire, di scappare in generale dagli effetti, ma la distinzione tra frane rapide e frane lente è proprio relativa alla possibilità di una persona di scappare. Quindi sono considerate rapide quelle frane che non consentono sostanzialmente l'evacuazione, quindi non consentono a una persona di spostarsi dalla zona colpita in tempo. E sono le categorie 6 e 7, come vedete le velocità sono molto elevate. Si parla di velocità superiori a 5 metri al secondo, questo è proprio il caso della caduta massi o delle colate di fango, dei fenomeni più rapidi. Altri tipi di fenomeni invece hanno velocità decisamente più lente. La pericolosità del fenomeno è correlata con la velocità, perché naturalmente maggiore la velocità e maggiore sarà l'energia in gioco. Non solo però, un altro aspetto che genera una forte variabilità nei fenomeni franosi è il volume. In questa slide ho riportato
tre esempi dello stesso tipo di fenomeno, sostanzialmente dal punto di vista dell'innesco, cioè del distacco di un volume di roccia da un versante, che però in funzione del volume, appunto di questo volume, hanno un impatto sull'ambiente naturale e umano completamente diverso. Il primo caso è un fenomeno di caduta di blocchi isolati, un fenomeno di caduta massi, in cui i blocchi hanno un volume di, in questo caso, da 1 a 5 metri cubi. In genere si considera come caduta massi un fenomeno che ha volumi non superiori ai 10 metri cubi di solito, anche se mi è capitato di vedere blocchi in caduta, come dire, isolati senza interagire con altro materiale di dimensioni ben superiori ai 10 metri cubi, ma sono casi abbastanza rari. In genere, quando un blocco cade lungo un versante, arriva a valle con queste volumetrie. Nel secondo esempio, questo di Alagna Valsesia, si tratta di un volume molto maggiore. Al distacco, ripeto, il fenomeno è lo stesso, cioè si arriva all'instabilità di un blocco, che in questo caso però ha un volume di 300.000 metri cubi. E come vedete la sua evoluzione è molto diversa da quella precedente. Nell'ultimo caso il fenomeno coinvolge un volume di decisamente maggiore, perché parliamo di 30 milioni di metri cubi, è il caso della Valpola. Questo fenomeno ha provocato notevoli danni e anche 27 morti, quindi insomma un fenomeno franoso di entità e gravità notevole. Ma ripeto, dal punto di vista meccanico dell'instabilità, il fenomeno è simile nei tre casi. Un blocco che per perdita di equilibrio si stacca dal versante. L'effetto è completamente diverso. Fortunatamente per noi è diversa anche la ricorrenza di queste tipologie di fenomeni. Qui a destra ho riportato questo grafico che riporta studi fatti su diversi database mondiali sulla ricorrenza di frane di diverso volume. Vedete qui in ascissa il volume con una variabilità estremamente ampia, perché passiamo da pochi centimetri cubi a diversi milioni di metri cubi. Qui sulle ordinate invece c'è la densità di probabilità. E come vedete qua la probabilità, appunto, che fenomeni molto piccoli avvengano è estremamente elevata, mentre la probabilità che fenomeni di molti milioni di metri cubi avvengano è estremamente bassa. Passiamo da 10 alla meno 17 a 10 alla terza. Ecco, questa piccola dissertazione è un po' per far capire quanto sia grande la variabilità che caratterizza il fenomeno franoso in termini generali, e anche per far capire come questa grande variabilità generi notevoli incertezze nell'analisi di pericolosità. La grande variabilità è dovuta a una estrema complessità nel comportamento dell'ammasso roccioso. Cioè il comportamento dell'ammasso roccioso dipende da un gran numero di variabili, e in più queste variabili hanno una elevata variabilità intrinseca, cioè la cosiddetta variabilità aleatoria, no? Cioè hanno una distribuzione, appunto, di frequenza
hanno una certa distribuzione di frequenza, non sono valori deterministici. Uno studio rigoroso, quindi, della pericolosità di un fenomeno franoso dovrebbe essere basato sulla raccolta di un gran numero di dati necessari per caratterizzare ognuna di queste variabili con la sua distribuzione statistica. E quindi utilizzare un metodo rigoroso di tipo probabilistico per arrivare ad un risultato affidabile che ci dia anche la misura della appunto variabilità del fenomeno. Purtroppo però raccolta dati di questo tipo è estremamente difficile da condurre, sia per i tempi che necessiterebbe, sia per le risorse che necessiterebbe. E quindi molto spesso alla incertezza legata alla variabilità aleatoria delle variabili, dei parametri, si unisce una incertezza, grande incertezza, nella, dovuta alla scarsa conoscenza del parametro stesso, la cosiddetta incertezza epistemica, legata proprio alla difficoltà nel raccogliere il gran numero di informazioni che serve. Il problema dell'incertezza epistemica, e qui veniamo al caso che vogliamo presentarvi, è particolarmente evidente quando scusate, le porzioni di versante che possono generare instabilità sono molto vaste, con fenomeni diffusi appunto su aree vaste, fenomeni che possono anche essere di limitate di proporzioni, di limitate dimensioni, ma sono molto distribuiti sul versante. Questo è il caso classico della caduta massi, come vedete in questa foto che fa riferimento alla Val di Susa, questo è un ammasso roccioso, dove sono visibili molte tracce di distacchi, cosiddette nicchie di distacco, cioè tracce di vecchi crolli, vecchie cadute, di blocchi da questo versante. Segno che appunto in passato ci sono stati fenomeni di caduta massi o di frane in generale e questo ci dice che potranno avvenire ancora in futuro. Da questa parte un altro tipo di fenomeno, però che da questo punto di vista ha le stesse problematiche, è quello dei cosiddetti soil slip, cioè le frane per fluidificazione della parte più superficiale dei pendii, di copertura diciamo superficiale dei pendii, che possono evolvere in colate rapide di fango o di detrito, e possono appunto essere molto distribuiti. Questa è una foto che risale all'alluvione del 94 nel territorio delle Langhe, qui siamo a Monesiglio. Vedete tutte queste tracce che si vedono sul versante, sono tutte tracce di soil slip che sono avvenute tutte quasi contemporaneamente durante l'alluvione. I colleghi della regione Piemonte conoscono molto bene queste problematiche. Ecco, un approccio rigoroso a questo studio di fenomeni è praticamente impossibile se vogliamo analizzare tutto il versante che può essere interessato, perché le aree da caratterizzare appunto per ogni variabile con distribuzioni statistiche sono troppo estese ed è impossibile ottenere queste distribuzioni statistiche di dettaglio per tutti i parametri che influenzano l'analisi. L'analisi poi naturalmente, l'analisi del fenomeno sarà diversa nel caso della caduta massi o nel caso dei soil slip, però le problematiche legate proprio alla fase di raccolta dati e di indagine sono le stesse. Ecco che allora, introduciamo il problema della scala di indagine.
nel studio delle frane la scala di indagine influenza moltissimo non solo le procedure di calcolo della pericolosità, ma anche le finalità dell'analisi. Cioè, possiamo individuare almeno due scale possibili di riferimento. La prima è la scala di dettaglio o anche grande scala, in cui la porzione di versante, di territorio interessata è molto limitata. Su questa porzione possiamo, con un certo impiego di risorse, di tempo e di denaro, condurre degli studi, dei rilievi, insomma una raccolta dati approfondita, sulla quale potremmo fare indagini di tipo probabilistico approfondite. In questo caso la affidabilità di queste indagini sarà elevata, proprio perché la base dati di partenza è, come dire, di buona qualità, e quindi queste indagini potranno essere finalizzate a progettazione di opere di difesa, di protezione, o a studi di dettaglio, analisi di rischio di dettaglio, o ancora analisi in ritroso di eventi già avvenuti, per esempio. Per questo occorrono metodi di analisi sofisticati e dati di input descritti in modo statistico dettagliato. Al contrario, se la porzione di territorio è più vasta, cioè se siamo ad una scala piccola-media, intendendo per scala piccola-media tutto quello che è minore del 5.000, la porzione di territorio sarà molto più vasto, per esempio un comune, una valle, una comunità montana, una provincia, una regione. I dati a disposizione saranno quelli che riusciremo a raccogliere da database già esistenti o da rilievi speditivi, diciamo osservazioni speditive del versante. I metodi di calcolo, per forza di cose, dovranno essere basati su questi pochi parametri e caratterizzati in modo troppo dettagliato. Quindi saranno metodi più semplificati, basati magari su parametri di tipo equivalente, che rappresentano in modo equivalente il comportamento della frana. L'affidabilità dei risultati che otterremo naturalmente sarà affetta dalle incertezze che avevamo sui dati e a questo punto anche sui metodi di analisi semplificati che utilizziamo. E quindi queste indagini di questo tipo possono essere finalizzate alla pianificazione, per esempio, oppure a studi preliminari che ci possono consentire di individuare magari in una zona ampia le aree più critiche sulle quali concentrare l'attenzione per studi di dettaglio come quelli della parte sinistra. Ok? Quindi in questo webinar è proprio su questi metodi speditivi che ci vogliamo concentrare. E lo vogliamo fare con riferimento al fenomeno della caduta massi. Fenomeno appunto diffuso e ripetitivo su aree piuttosto vaste, aree montane o falesie costiere, ma comunque insomma di una certa estensione. Abbiamo già detto, non possiamo fare rilievi di terreno di dettaglio, e quindi dobbiamo ricorrere a metodi semplificati. I metodi semplificati dovranno essere utilizzati per tutte le fasi dell'analisi. Se vogliamo appunto condurre un'analisi di pericolosità, quindi arrivare ad una stima della pericolosità del fenomeno sulla nostra ampia zona, dobbiamo definire il pericolo, e quindi individuare le aree sorgenti e caratterizzare le aree sorgenti dal
soprattutto dal punto di vista dei potenziali volumi, appunto per identificare possibili scenari di evoluzione. E poi dobbiamo utilizzare, una volta identificati gli scenari, su ciascuno di essi, sempre utilizzando metodi semplificati e speditivi, condurre la stima delle aree di invasione e dell'intensità del fenomeno. Nel caso della caduta massi, la stima delle aree di invasione si fa di solito con una simulazione di traiettorie di propagazione, mentre la stima dell'intensità del fenomeno sostanzialmente corrisponde ad una stima dell'energia cinetica del blocco attraverso appunto metodi che simulano la traiettoria. I risultati di un'analisi di questo tipo saranno, l'ho già detto, da intendersi come appunto preliminari, cioè non possiamo assolutamente progettare una rete paramassi sulla base di metodi di questo tipo, come quelli che descriveremo tra poco. E quello che possiamo fare però è una prima stimatura, per esempio appunto andare a individuare quali sono le zone più critiche. In una procedura di questo tipo, semplificata come questa, è molto difficile riuscire a definire una probabilità temporale di accadimento. Lo possiamo fare in termini di tempo di ritorno se abbiamo sufficienti dati che ci consentano di, appunto, intervallo temporale sufficientemente ampio che possa consentire di esprimere appunto questo tempo di ritorno in modo affidabile. Spesso questa informazione non ce l'abbiamo e quindi la nostra analisi di pericolosità sarà in realtà da intendersi come una pericolosità unicamente spaziale e non temporale. Quindi a volte si parla di pericolosità relativa per intendere proprio il fatto che non è compresa una componente temporale, ma solo una componente spaziale. Non so se è tutto chiaro, scusate, sto andando forse un po' veloce. C'è qualche domanda? Qualcosa che non è chiaro? No? Ok. La chat tace, quindi okay. Niente buone, buone, buone. Niente nuove, buone, buone. Va bene. Saluto Rocco Pispico che è appena entrato. Ciao Rocco. Ciao Rocco. Ciao, scusate, sono veramente rincoglionito. Okay. Però ci sono. Va bene, se hai qualcosa da dire intervieni pure naturalmente. D'accordo. La parte cruciale, diciamo, è quella di cui che vorremmo presentarvi e di cui vorremmo anche discutere magari con voi, di tutta questa procedura è proprio questa che ho cerchiato, cioè la stima delle aree di invasione e dell'intensità del fenomeno. Allora, per condurre questa stima, anche con metodi semplificati, è necessario descrivere in qualche modo l'interazione tra... Anzi, certo. L'interazione tra il blocco in caduta e il pendio su cui cade, lungo le traiettorie di propagazione. Questa interazione è naturalmente, come tutti gli aspetti del problema frana e del problema caduta massi, è influenzata da molti fattori, è un fenomeno complesso. Quali sono questi fattori? I principali, in termini generali, sono le caratteristiche del blocco che cade, tipo di roccia, più o meno resistente, forma, volume,
Quindi avrà un comportamento diverso, un blocco diciamo sferico, un blocco cubico o un blocco magari con una forma più snella, un prisma, o al contrario con una forma molto più tozza, una lastra. Le caratteristiche del terreno, cioè la sua, dal punto di vista meccanico, no? Quindi la sua deformabilità e la sua plasticità, come vedete in queste foto, il terreno spesso per effetto dell'impatto si plasticizza e naturalmente l'interazione poi con il blocco e quindi diciamo il comportamento del blocco successivamente all'impatto sarà dipendente da questa interazione. Non solo, ma poi sul versante abbiamo anche foreste o detriti, per esempio, quindi alberi. Gli alberi sono un ostacolo alla caduta del blocco, naturalmente in funzione della loro altezza, del loro diametro e del tipo di albero, dell'essenza, diciamo, di albero. Oppure appunto la presenza di detriti sul versante, di blocchi di varie dimensioni che interagiscono, possono essere impattati dal nostro masso che sta cadendo e quindi governarne, diciamo, influenzarne il comportamento. Non ultimi poi abbiamo gli ostacoli che possono essere costituiti da edifici, strutture, ma anche e soprattutto da opere di protezione, cioè reti per esempio o rilevati già presenti sul versante. Reti che però nel tempo possono, soprattutto le reti, perdere la loro efficienza e quindi possono, come dire, essere anche danneggiate e distrutte dal fenomeno di caduta e che quindi, come dire, non riescono a fermarlo, lo frenano un po' né governano di nuovo il comportamento. Ora, in che modo un metodo semplificato e speditivo può tenere in conto di tutti questi fattori? Non può farlo assolutamente in modo dettagliato, cioè non possiamo esplicitare tutti questi, tutte queste variabili nella nostra analisi, perché altrimenti non saremmo speditivi, avremmo bisogno di una serie di parametri per descrivere tutti questi fenomeni. I metodi speditivi di fatto utilizzano al contrario dei parametri equivalenti che, come dire, racchiudono in sé vari comportamenti, quindi l'influenza di vari fattori sul fenomeno stesso. Una cosa... ho perso memoria di quali, ma molte di queste foto sono di Arpa Piemonte, quindi Rocco, non accusarmi di furto, e alcune anche sono di Regione Piemonte, quindi scusatemi per la mancata attribuzione, ma sono frutto di passaggi da una presentazione all'altra. Ok, allora... Se è tutto chiaro, non avete dubbi, introdurrei allora questi metodi. E in particolare introdurrei il metodo che è alla base del nostro plugin, che è il metodo dei coni. Allora, dicevamo, i metodi speditivi per la stima delle aree di invasione da caduta massi a piccola scala non possono essere basati su rilievi di terreno di dettaglio, ma devono essere basati unicamente su dati che possiamo ricavare in modo rapido e semplice, no? Per esempio dati già preesistenti, reperibili in database, archivi, sistemi informativi vari, e naturalmente le caratteristiche geometriche del versante e spesso da un DTM, almeno un DTM ci serve.
sulla base quindi di un DTM e di tutte le informazioni che possiamo ricavare per caratterizzare il nostro problema, di fatto sono due i possibili approcci a cui possiamo fare riferimento. Il primo è appunto il metodo dei CONI, che è quello di cui parleremo. È stato proposto da Yaboyadov e Labuse una decina di anni fa, basato sul concetto di cono d'ombra per caduta massi nel Rockfall Shadow Zone, introdotto molto tempo prima da Greg Evans. Sostanzialmente il Rockfall Shadow Zone è la zona del versante sottesa di una retta dove si accumula la totalità dei blocchi che può distaccarsi dal versante stesso. Sulla base di questo concetto poi è stato sviluppato il metodo dei CONI, che nel tridimensionale, che descriveremo in maggior dettaglio. L'altro approccio è mutuato dall'idrologia ed è il cosiddetto approccio della flow line, cioè sostanzialmente un metodo che simula il percorso di una goccia d'acqua lungo una superficie, che vi cito soltanto per completezza, ma diciamo noi ci concentriamo su questo. Entrambi i metodi hanno la grande potenzialità di essere facilmente implementabili in un software GIS, nel caso specifico in QGIS, ed è quello che abbiamo fatto con il metodo dei CONI nel software QProto. Eccoci qua. Quindi procederei a descrivervi il software, il plugin che abbiamo sviluppato, per poi lasciare la parola a Giulia Torsello, che vi descriverà il ragionamento e il lavoro che abbiamo fatto sui parametri da introdurre poi nel metodo per condurre le analisi. Questo prima di passare all'applicazione che faremo insieme. Allora, il plugin QProto è stato sviluppato, come abbiamo già detto, da Politecnico di Torino, da me, da Giulia Torsello, in collaborazione con ARPA Piemonte, in particolare un enorme contributo l'ha dato Rocco Pispico. Regione Piemonte ha dato un suo contributo anche Stefano Campus, e il contributo fondamentale di Faunaglia per la, diciamo, parte più informatica, sulla quale noi non siamo così forti. È stato sviluppato per QGIS 3 con la motivazione, che condividiamo tutti in questa sede, di avere e promuovere uno strumento libero, accessibile, gratuito e aperto. Qui c'è il link al plugin, potete vedere, c'è anche un repository, c'è anche un piccolo manuale e un piccolo dataset per iniziare a usarlo. Allora, come funziona? Qual è il principio? Allora, il metodo, il plugin è basato sul metodo dei CONI. Conduce sostanzialmente una analisi di visibilità utilizzando l'algoritmo RViewShed di Grass. L'analisi di visibilità serve per appunto identificare su una superficie topografica i punti, le celle che possono essere viste da un punto di osservazione o più punti di osservazione situati sul versante. Il metodo dei CONI assegna a ogni punto di osservazione un cono di visibilità, definendo alcuni angoli. La funzione RViewShed, qui ci sono i link ai manuali e a questa immagine. Diciamo appunto è un modulo di Grass che calcola le zone viste
da un punto. Quindi se un osservatore è situato in un punto, il software restituisce tutte le zone della superficie topografica su cui si trova l'osservatore, che l'osservatore è in grado di vedere, come rappresentato in questa figura. Il modulo restituisce anche, al contrario, le zone che tutti i punti, scusate, che possono vedere la stessa cella del DTM. Questa è la funzione. Nel nostro metodo, i punti di vista possono essere considerate sorgenti di caduta massi, cioè noi nel punto in cui si trova l'osservatore mettiamo la sorgente di caduta del blocco. In questo modo il cono di visibilità che avrà apice nel punto, appunto, nel punto in cui, da cui si distacca questo blocco, definisce la zona che può essere raggiunta dal blocco, cioè l'area di visibilità che è data sostanzialmente dall'intersezione tra il cono che abbiamo definito con vertice nel punto sorgente e la superficie topografica, come rappresentato qui, rappresenta tutte le zone del versante che possono essere raggiunte dal blocco in caduta e che sono le zone del versante che possono essere viste da un osservatore situato in questo punto. Questo è il concetto. Per definire il cono di visibilità abbiamo bisogno di tre angoli. L'angolo di, diciamo, inclinazione di questo cono sul piano verticale, l'angolo di apertura sul piano orizzontale e l'angolo di direzione del cono. Se pensiamo ad una sezione bidimensionale e uniamo il punto sorgente con il punto di massima distanza che un blocco può raggiungere a partire da quella sorgente, se uniamo questi due punti, e naturalmente la massima distanza di elongazione può essere ricavata da, per esempio, indagini sul versante o rilievi dei blocchi al piede di un versante. Comunque, se noi uniamo il punto sorgente con il punto di massima elongazione, otteniamo questa retta nel piano che è chiamata energy line, perché rappresenta in modo molto semplificato, appunto come un piano, tutte le dissipazioni di energia che il blocco ha in realtà nel suo moto di caduta, fatto da rimbalzi, scivolamenti, rotolamenti, eccetera, lungo questo versante. Cioè noi di fatto stiamo trasformando il moto complesso, che è la traiettoria del blocco lungo il versante, con lo scivolamento del blocco su questo piano. Questa è la enorme semplificazione che stiamo facendo. In questo modo l'inclinazione di questo piano assume un significato meccanico di attrito globale equivalente masso pendio. Cioè è quell'angolo di attrito che porta il blocco scivolando su questo piano a raggiungere questo punto. Quindi questo parametro noi lo possiamo considerare rappresentativo di tutto quello che avviene nella realtà, cioè di tutti i fenomeni di interazione blocco-versante che non siamo in grado di quantificare nel dettaglio. Quindi in questa inclinazione della energy line, della linea di energia, rappresenta, se torniamo al cono, se torniamo al tridimensionale, rappresenta l'inclinazione del cono, diciamo, sul piano verticale, nel piano verticale. Ed è il primo angolo che definisce il cono di visibilità. Gli altri due angoli sono, per rappresentare l'orientazione del cono, utilizziamo la direzione di immersione del versante nel punto sorgente, quindi
il cono sarà rivolto nella direzione di immersione del versante, mentre l'ultimo angolo, alfa, rappresenta la dispersione laterale delle traiettorie, la possibile dispersione laterale delle traiettorie lungo nel loro percorso di caduta. Quindi qui, con questo angolo alfa, noi di fatto teniamo conto della variabilità nella, appunto, diciamo nelle traiettorie di caduta a partire da questo punto. E quindi definiamo, anziché definire una sola traiettoria, ne definiamo una sorta di imbilico. È tutto chiaro? Ok. Va bene, allora sono andato troppo avanti. Ecco, il metodo dei coni consente, appunto sulla base di questo principio, con un semplice bilancio di energia, di ricavare in ogni punto del versante la velocità del blocco, semplicemente andando a fare un bilancio di energia in termini di altezze, cioè come vedete da questa figura, se questo P0 è il punto di distacco, noi ci mettiamo in un punto generico P, che è un punto che si trova appunto al di sotto del cono di invasione. A questo punto P possiamo associare, allora, mentre il punto P0 sarà caratterizzato unicamente da energia potenziale, perché il blocco è fermo sul versante, nel punto P il blocco sarà caratterizzato da un'energia potenziale, che è questo trattino qua, da un'energia dissipata per attrito, perché noi stiamo immaginando che il blocco in realtà scivoli su questa direzione, quindi questa altezza rappresenta l'energia dissipata per attrito in questo moto di scivolamento. L'ultimo termine, che è questo centrale, rappresenta l'energia cinetica residua che ha il blocco in quel punto. Quando il blocco sarà fermato, avremo l'energia cinetica nulla, e l'energia sarà tutta dissipata, sostanzialmente, a parte l'energia potenziale. Ok? In questo modo estremamente semplice, estremamente semplificato, riusciamo però ad avere un metodo speditivo anche una stima della energia in gioco. Allora, scusate, sto leggendo la chat. In che rapporto sono omega e l'energy line? Omega è un dato stratigrafico o topografico? È un dato topografico perché è l'immersione del versante nel punto di distacco, nella sorgente. Semplicemente serve a definire la direzione in cui far partire il cono. È chiaro? Ok. Quindi la direzione della massima pendenza è la direzione di immersione, no, è l'aspect. Non so se intende questo con direzione di massima pendenza. È chiaro? È l'immersione del versante in quel punto. È l'angolo sul piano orizzontale della proiezione di massima pendenza sul piano orizzontale. Ok, va bene. Sì. Immersione. Allora, sì. Immersione del versante. Immersione del versante, sì. Nel punto di sorgente. Ok. Ma poi quando faremo l'applicazione, Stefano vi farà vedere come definire questo parametro semplicemente dal DTM, proprio l'aspect del DTM. Ok, allora, tornando a noi per concludere un po' questa descrizione, appunto abbiamo detto, con un bilancio di energia possiamo ricavare la velocità e poi, mettendo in campo la massa del blocco, che è un dato che caratterizza lo scenario che stiamo analizzando, dipendente naturalmente direttamente dal volume del blocco, possiamo stimare l'energia. E quindi possiamo avere come risultato una mappa di energia cinetica, media o massima, restituisce il software. Un altro
eccoci qua. Un altro dire, piccolo aspetto che abbiamo introdotto noi, questa volta non deriva dal metodo dei coni, è quello di caratterizzare i punti sorgente con una sorta di indice di propensione al distacco. È quello che dicevamo prima, un parente un po' lontano della probabilità di accadimento, che a piccola scala con indagini speditive riusciamo, diciamo, ecco, la probabilità di accadimento non riusciamo a definirla. In questo modo, con questo indice, noi possiamo così caratterizzare dal punto di vista proprio della propensione, cioè della inclinazione che ha quella parte del versante a generare blocchi in caduta, a generare distacchi, possiamo differenziare zone diverse del versante, pesare zone diverse, punti diversi di distacco, per poi calcolare una suscettibilità, cioè una frequenza di, come dire, di intersezione dei coni lungo il versante, la suscettibilità, scusate, è questa, pesata da questo indice. È chiaro? Cioè, se noi riusciamo a classificare in modo diverso le aree per significare una diversa propensione al distacco delle aree stesse, possiamo a quel punto pesare la frequenza dei coni che insistono sul fondo valle utilizzando questo indice di distacco. In questo modo daremo più peso alle aree che hanno una maggiore propensione, che quindi prevarranno nella nostra analisi di suscettibilità. Se a questo introduciamo, aggiungiamo anche l'energia, possiamo ottenere un qualcosa che possiamo chiamare pericolosità. È una pericolosità naturalmente spaziale, non c'è la componente temporale. Abbiamo pensato in Cuproto di definirla in due modi. Da una parte la pericolosità massima, che si ottiene sostanzialmente moltiplicando, prendendo il massimo prodotto in ogni cella della zona di arrivo, il massimo prodotto tra l'indice di distacco del punto di partenza e l'energia calcolata in quella cella. Se più coni si sovrappongono nella stessa cella, avremo questi coni proverranno da punti sorgente diversi e quindi potranno essere caratterizzati da un indice di distacco diverso. Ognuno naturalmente produrrà un'energia nella cella che stiamo considerando e quindi possiamo appunto per ogni cono calcolare il prodotto indice di distacco energia. Il valore massimo ci dà un'idea di pericolosità che noi abbiamo chiamato pericolosità massima. Per tenere conto poi anche del fatto che possono essere diversi i punti di distacco, abbiamo anche pensato di restituire la sommatoria di questi prodotti e l'abbiamo chiamato pericolosità accumulata. Quindi questi sono un po' i risultati del software. Naturalmente, l'abbiamo già detto più volte, ma vale la pena sempre ripeterlo, l'affidabilità di queste mappe di pericolosità dipende non solo dall'affidabilità dei dati di ingresso, che è scarsa qui, dall'affidabilità dei metodi di calcolo, che qui è scarsa, dipende anche dall'affidabilità dell'indice di propensione che abbiamo definito, che di nuovo è piuttosto scarsa. Quindi queste mappe non sono mappe di dettaglio, sono mappe quantitative, sono numeriche, anche se vengono restituite dal software con questa scala relativa. Di fatto i valori sono numerici. Possono essere usate, come dicevamo prima, per scopi di sostanzialmente di analisi preliminare, cioè di confrontare zone diverse per decidere qual è la più critica.
direi che, ecco, con questo ho un po' descritto il software e vi ho dato tutte le informazioni che servono per provare a fare un'analisi dal punto di vista del funzionamento del software. E poi Stefano vi darà altri dettagli. Quello che volevo ancora, prima di terminare, forse sono andata molto più lenta del previsto, e quello che volevo ancora discutere un momentino è la stima dei parametri che dobbiamo usare per condurre questa analisi. Cioè, i parametri sono pochi, abbiamo ridotto la enorme complessità del fenomeno di caduta massi in uno studio basato sostanzialmente su due parametri, che sono, o meglio, su un parametro, che è l'angolo di MG-Line. Quindi questo parametro deve racchiudere in modo equivalente tutti i fattori che governano il fenomeno. Allora, come si può stimare? Esistono alcuni studi, molti studi di tipo empirico. I primi sono quelli che vi ho riportato qua, sostanzialmente suggeriscono stime dell'angolo di energy line basato sul rilievo del materiale che c'è nella zona, diciamo, di invasione dopo un evento, quindi rilievo dei blocchi al piede del versante. Sulla base della percentuale di blocchi arrestati è possibile definire, come vedete qua, un intervallo di variabilità dell'angolo FP che va da 24 a 45 gradi se consideriamo la totalità dei blocchi, il 100% dei blocchi, secondo tutti gli autori. Ma vedete, i vari autori portano a suggerimenti molto diversi tra di loro, quindi c'è una grande incertezza. Nella pratica corrente non si fa riferimento al 100%, si fa riferimento a, direi, al 98%, e questo intervallo da 24 a 45 si restringe e passa a 27-38. Ancora troppo ampio per poterci dare, insomma, qualche indicazione. Questo ragionamento per quanto riguarda la caduta massi. Se invece la massa che cade lungo il versante non è costituita da blocchi isolati, ma è costituita da materiale interagente, allora questo angolo, come vedete, si riduce moltissimo. Per le valanghe di roccia, le frane tipo Vaillant, può arrivare anche a 10 gradi. Ma comunque, ecco, queste indicazioni sono troppo generiche per noi, perché la variabilità è troppo ampia. Ultimamente hanno cominciato a essere proposti vari studi sul fenomeno della caduta massi che vanno a cercare di correlare il comportamento del blocco in caduta con vari aspetti, vari appunto fattori che lo governano, il volume del blocco, la forma del blocco, eccetera. Tra questi ci siamo anche noi, perché abbiamo anche noi iniziato uno studio, che è uno studio parametrico. scusate, questo studio ve lo descriverà Giulia più avanti, quindi non mi soffermo. Però questo studio ha portato alla definizione di alcuni di questi app, di questi abaci, diciamo, che consentono, sulla base di indicazioni relative al volume del blocco, all'inclinazione del pendio e alla presenza di foresta, di stimare l'angolo di energy line da usare per analisi di pericolosità con Cuproto. È proprio su questo, che è sull'uso di questi abaci, che faremo anche qualche prova. Questo lavoro ve lo descriverà Giulia. Io volevo solo concludere, appunto, richiamando quali sono i parametri e le
operazioni che dobbiamo fare per... Scusa Marta, prima di questo, Dario chiede come, su che parametri si valuta l'indice di propensione al distacco. C'è Michele allora, Morelli anche. C'è Michele Morelli anche fra gli utenti. Michele Morelli, molto quindi bene. Potrà allora, dire anche lui dire la sua. Allora, ci arrivo. Un momento, fatemi solo finire il discorso su Alfa e poi l'avevo previsto. Allora, per quanto riguarda l'altro angolo, gli altri due angoli che definiscono il cono, della orientazione abbiamo già parlato, è un dato topografico che si ricava dal DTM, quindi su quello non abbiamo, diciamo, grosse incertezze. L'apertura del cono, invece, l'angolo A2 alfa, è ancora più incerto, le indicazioni sono ancora più scarse. Un'indicazione molto di massima è di usare un angolo di più o meno 10 gradi, più o meno perché si considera 10 gradi a sinistra e 10 gradi a destra della linea di immersione, se il pendio è regolare. Se il pendio non è regolare, questa variabilità aumenta e quindi si consiglia di magari di considerare anche 20 gradi. Se il pendio è regolare, questo parametro non ha grossa influenza nell'analisi. Consiglio di fare magari qualche prova prima, fare magari qualche punto, fare qualche prova con diversi valori di alfa per vedere quella che dà la copertura migliore sostanzialmente del versante. Le altre cose che dobbiamo definire per fare l'analisi sono i punti sorgente e eventualmente appunto la propensione al distacco dei punti sorgente. Nell'ambito di una valutazione speditiva della pericolosità, quindi non basata su rilievi geologici, geostrutturali, e, insomma indagini dettagliate, che cosa possiamo fare? Prima di tutto possiamo far riferimento alle banche dati, quindi agli inventari delle frane con un'analisi storico, diciamo storica, quindi IFFI, SIFRAP per quanto riguarda il Piemonte o altri cataloghi regionali, nazionali o locali. Dopodiché, ecco, gli altri strumenti che abbiamo a disposizione sono sempre la geometria, il DTM, quello, ripeto, è l'unica cosa che non può mancare, e quindi sulla base del DTM possiamo fare uno studio, per esempio, sull'inclinazione del pendio e considerare in modo piuttosto grossolano, ma... come dire, preliminarmente può essere un criterio valido, considerare come zone di potenziale sorgente quelle che hanno inclinazione maggiore di 40-45 gradi, di solito si considera, e magari anche che non hanno vegetazione, quindi che sono costituite da roccia esposta. Per fare questo ci basta un DTM e un ortofoto. Se abbiamo naturalmente altri studi o altri tipi di mappe, di carte tematiche, eccetera, naturalmente sono preziose per questo tipo di definizione. Può guidare la scelta delle zone sorgenti, la presenza di fratture, di discontinuità ricavate per esempio da immagini satellitari aeree, o anche uno studio sulla densità di fratturazione, sulla densità di intersezioni, che può dare un'idea sia dei punti sorgente, sia della loro predisposizione al distacco, e su questo Michele Morelli ha da insegnare, a me senz'altro. Un esempio, questo è il SIFRAP, qui c'è il per i non piemontesi, non regionali, questo è l'indirizzo. Come vedete nel SIFRAP, il SIFRAP è un database e l'evoluzione dell'IFFI per il Piemonte,
le frane sono classificate come tipologia secondo la classificazione di Vance, e quindi quello che possiamo fare, per esempio, è andare a vedere quali sono tutti i poligoni, i punti o le linee che fanno riferimento a un fenomeno di caduta massi e partire da quelli per l'analisi, per esempio. Questo è un esempio di invece criterio basato sulla inclinazione del pendio e poi un successivo affinamento dall'osservazione di ortofoto, che è quello che vi proporrà anche Stefano per l'applicazione. Se sono presenti studi sulla densità di sui sistemi di fratturazione, sui lineamenti a varia scala, questi di nuovo possono dare delle preziose indicazioni sulla zona sorgente, e non solo, possono dare anche delle preziose indicazioni sull'indice di propensione. Per esempio, la densità di intersezioni può essere un buon parametro, come insomma Michele Morelli insegna. E naturalmente non possiamo fare uno studio di questo tipo finalizzato a un'analisi a piccola scala preliminare di caduta massi, a meno che non esistano metodi automatici di riconoscimento dei lineamenti e di trattamento successivo, magari in futuro ci saranno e saranno applicabili. Però ecco, se già esistono studi di questo tipo, io l'ho messo in questa presentazione proprio per, appunto, come dire, mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno: tutto quello che è caratterizzazione dell'ammasso può essere utile per questi scopi. Se non si hanno cose di questo tipo, per la definizione dell'indice di predisposizione, quello che si fa di solito è ricorrere agli indici geomorfologici, tipo il rating, classificazione dell'ammasso roccioso, oppure qui vi ho riportato l'esempio del metodo RHRS di Pearson degli anni 90, molto datato, però insomma ecco, è un metodo di rating dell'ammasso roccioso che dà ai versanti una, diciamo, classificazione sulla base di alcuni parametri, alcuni fattori, che sono di solito, insomma, di solito, che sono le caratteristiche geologiche, la presenza di nicchie e di blocchi al piede, le dimensioni dei blocchi, la presenza di acqua, eccetera. Tutti questi parametri naturalmente non devono derivare di nuovo da un studio di dettaglio, ma devono derivare al massimo da un'osservazione speditiva fatta da un geologo esperto, magari anche esperto della zona, che conosca bene la zona, in modo da, ecco, dare anche un suo giudizio sulla raccolta che sta facendo. Ecco, io direi che non ho altro da dire. Queste sono, scusate, ho fatto un passo indietro. No, non ho altro da dire. Questo è un po', ecco, era un po' per così farvi venire voglia di provare ad applicare il metodo. Non so cosa vogliamo fare, allora apro naturalmente a domande. Richieste di chiarimenti. Ok, allora direi che facciamo 10 minuti di intervallo. Sì, possiamo fare 10 minuti di intervallo, poi ci sarà Giulia con la presentazione sull'analisi che hanno fatto sulla stiva dei parametri, e poi ci giochiamo. Mezz'oretta direi, anche meno. E, sì. Insomma, okay. Solo appunto per descrivere un pochino questi abachi che poi useremo. Ok. Allora, niente, ci vediamo 4:15, va bene? Poco più, poco meno. Se ci sono domande, scrivetele pure in chat. Rimetto nella chat pubblica il link al materiale per chi fosse entrato dopo e se lo fosse perso. Eccolo qui, Ctrl C, Ctrl V.
Eccolo qui, Zagara. Tolgo la condivisione. E niente, allora ci vediamo fra una decina di minuti. Vado in pausa. Ok, buon caffè. Buon caffè, a dopo. Ciao Stefano, buonasera. Con chi parlo? Giulio. Oh, ciao Giulio. Ciao, scusami. No. Tutto a posto? No, per niente. Ecco. Ho appena finito, sono rientrato a casa che mia moglie ha avuto un tamponamento, l'hanno portata all'ospedale, quindi mi sono perso all'inizio della cosa. Vabbè, dai, quando vengo a Cagliari già vengo e te lo rifaccio, così c'ho la scusa. Ah, volentieri. Che ti faccio il riassunto. Molto volentieri. Poi noi ce l'abbiamo qualche pendio in movimento, quindi era interessante per quello, anche se non è il mio campo, diciamo. Ciao Michele. Allora, invito Giulia a palesarsi. Giulia Torsello, eccola qua, neodottoranda di ingegneria geotecnica, che ci farà vedere adesso i risultati dell'analisi sui parametri che hanno fatto negli ultimi mesi, e così insomma vediamo un po' cosa ci proponi. Allora, rivado con la registrazione. Okay. 3, 2, 1. Via. Condivido lo schermo. Prego Giulia. Ok, proviamo a sistemare un po' le barre. Ok. Vai pure. Allora. Perfetto. Allora, io sono Giulia Torsello, quindi svolgo attività di ricerca presso il DISEG, il Dipartimento di Ingegneria Edile Strutturale e Geotecnica del Politecnico, e oggi vi farò appunto vedere quello che abbiamo, le analisi e l'attività di ricerca che abbiamo svolto per stimare i parametri da utilizzare nell'ambito di QProto. Come abbiamo visto quindi in precedenza, l'angolo tra i tre angoli che si utilizzano nel metodo dei coni, quello che principalmente influenza l'evoluzione del fenomeno e dell'analisi stessa, è proprio l'angolo di Energy Line, che ovviamente è stato teorizzato all'inizio del 1930 precisamente, e qui quindi può avere vari valori che si possono ritrovare in letteratura. In particolar modo possono essere riferiti quindi all'angolo al travel angle, beta dt riferito in questa slide, che appunto è collocato, si riferisce alla sorgente di caduta massi e in letteratura è compreso quindi tra 28 gradi e 48, oppure all'angolo beta S, che in questo caso è questo ed è riferito all'apice del pendio ed è compreso in letteratura tra 22 gradi e 30 gradi. Le limitazioni, diciamo, di questo studio sono varie. Innanzitutto è difficile appunto capire a quale sorgente ci si riferisca, ed è difficile capire il contesto e i parametri considerati in questi studi, che risultano quindi sito-specifici. Successivamente poi un'altra opzione per calcolare l'angolo di Energy Line è quello di ricavarlo tramite back analysis, che è un metodo comunque non speditivo e che richiede un rilievo in sito dettagliato e una raccolta dati molto, diciamo, onerosa. Per questo quindi è nata la necessità, nell'ambito dello sviluppo del plugin del metodo dei coni, di calibrare l'angolo per tenere conto non solo delle proprietà del blocco sorgente, come ad esempio il suo volume, la sua forma, ma anche delle proprietà stesse del versante e in particolar modo ad esempio l'angolo di inclinazione del versante, la sua lunghezza e la presenza o meno di alberi. La metodologia che abbiamo quindi perseguito in questa fase di ricerca è stata quella di effettuare le simulazioni parametriche di dettaglio
con un software che è Rocky 4D, distribuito da EcoRisk, che è un software con licenza, ma è uno dei, diciamo, nell'ambito dei software traiettografici di dettaglio, sono tutti, purtroppo non esistono software liberi. Il software quindi è un software rigid body in cui praticamente è possibile sviluppare delle analisi in presenza di foreste che sono tenute in considerazione in modo diretto all'interno dell'analisi, cioè considerando gli alberi con ostacoli verticali, e nel momento in cui esiste un impatto tra masso e albero viene calcolata la sua dissipazione energetica. A differenza di altri software, come ad esempio quelli Lamped Mast, che ne tengono conto in modo indiretto, cioè variando i coefficienti di restituzione energetica. Quindi attraverso le simulazioni parametriche di dettaglio si è cercato di correlare gli angoli a questi parametri che possono influenzare il fenomeno. Il primo step quindi è stato quello di creare dei versanti virtuali che sono definiti così in letteratura e che sono quindi costituiti dall'unione di tre piani inclinati, come si può vedere in questa immagine, e nel caso della nostra ricerca i versanti hanno un'altezza fissa e un'estensione fissa, un'estensione in termini di larghezza fissa, mentre la lunghezza varia in base all'angolo dell'inclinazione. Come si può vedere, quindi, la prima zona è la zona A, che rappresenta l'area di distacco, al cui centro è collocata una sorgente di caduta massi. La zona B è la zona di transito e la zona C è la zona di deposito. Andando quindi nella sezione, l'angolo di inclinazione è l'angolo compreso tra quindi l'orizzontale e la retta che congiunge il punto di distacco e il piede del versante. Successivamente quindi sono state effettuate queste simulazioni di dettaglio, facendo variare sia la densità di vegetazione dell'alto fusto, e in particolare in questo caso sono stati presi degli scenari in assenza di alberi, oppure con 400 alberi all'ettaro, che nel caso del DTM che utilizziamo in questo studio, che è un DTM 5x5 metri, rappresenta un albero per cella. Il diametro degli alberi è di 35 centimetri, mentre la percentuale di conifere, che è una delle diciamo, caratteristiche della vegetazione richiesta dal software Rocky 4D, è stato preso il 100% a favore di sicurezza, considerando la loro minore resistenza meccanica nei confronti del fenomeno, sempre da dati letteratura. Quindi al variare della densità di vegetazione sono state prese in considerazione varie forme del blocco, in particolare in questo studio sono stati considerati blocchi di forma cubica e blocchi di forma sferica, con differenti volumi, compresi tra 0,1 e 10 metri cubi, e invece come angolo di inclinazione del versante sono stati considerati 30 gradi, 45 gradi e 60 gradi. I risultati delle analisi, che i risultati di Rocky 4D sono dei raster, sono stati quindi interpretati attraverso script di MATLAB, ma anche attraverso QGIS, e in particolare attraverso il tool di QGIS Point Sampling Tool, che ha permesso quindi di intersecare il raster degli energy line angle, il raster dei blocchi depositati, come si può vedere in questa immagine, rappresentano tutti i blocchi che si depositano sul versante per ogni traiettoria simulata, in modo tale quindi da poter valutare le distribuzioni in termini di frequenze cumulate. E poi attraverso quindi l'analisi delle statistiche delle distribuzioni cumulate è stato possibile calcolare il valore dell'angolo al secondo percentile, che quindi è un valore conservativo e che rappresenta la probabilità che questo valore venga superato nel 98% dei casi. Analisi, i dati sono stati organizzati in grafici, come si può vedere in questa immagine, in cui è possibile ricavare, quindi tramite il volume e tramite la forma del blocco, è possibile ricavare il valore dell'angolo. Questi qui sono tre grafici che fanno riferimento quindi agli angoli di inclinazione, in particolare 30 gradi, 45 gradi e 60 gradi. Successivamente, considerando quindi con lo scopo di creare degli alberi quanto più speditivi possibili, attraverso delle interpolazioni successive, i valori sono stati quindi
convogliati in questi abaci che possiamo vedere qui e che sono stati quindi sono considerati validi per blocchi di forma isometrica. In questo caso quindi ne sono stati ottenuti due, in cui è possibile ricavare in corrispondenza dell'angolo di inclinazione e del volume, è possibile ricavare attraverso le curve il valore dell'angolo. Questo abaco in blu rappresenta lo scenario per un versante non vegetato, mentre questo in verde rappresenta quindi gli angoli nel caso di un versante vegetato con una densità di vegetazione pari a 400 alberi all'ettaro, cioè un albero a cella nel caso di DTM 5x5 metri. Quindi a partire da questi abaci adesso proviamo a fare un'applicazione, che è un'applicazione che noi abbiamo svolto su un sito, che è il sito di Bardonecchia, dove c'è stato un evento di caduta massi nel maggio del 2010, e proviamo a fare un'analisi previsionale attraverso quindi lo studio delle sorgenti, l'individuazione delle sorgenti e delle possibili aree omogenee di distacco. Possiamo vedere in questo caso che nell'evento del maggio del 2010 l'area sorgente è rappresentata da questa zona rossa e i blocchi hanno raggiunto non solo la strada provinciale, ma anche le abitazioni, come si può vedere in questa immagine, che sono queste abitazioni qui poste, diciamo, subito al piede del versante stesso. Per quanto riguarda quindi lo scenario previsionale di queste sorgenti distribuite, come abbiamo visto nella parte precedente, l'input per far partire l'analisi sono appunto una serie di attributi che bisogna attribuire ad ogni punto sorgente e che in questa tabella vengono descritti e che quindi sono un ID che rappresenta il numero identificativo del punto sorgente, l'elevation, ossia la quota rispetto al livello del mare in metri che può essere ricavato dall'analisi del DTM, e l'aspect, ossia quell'angolo, uno dei tre angoli che è richiesto per l'avvio dell'analisi, che rappresenta l'angolo di direction. E anche in questo caso si ricavano agilmente dal DTM e dall'analisi, diciamo, proprio dalla funzione aspect che è contenuta in QGIS. Successivamente, quindi, poi per ogni punto sorgente sarà necessario attribuire un valore di energy line angle, che è appunto l'angolo che abbiamo visto prima, un valore di lateral spreading angle, che è riportato in qui, che è alfa, e la distanza di visibilità, che rappresenta quindi la distanza fino alla quale si vuole estendere l'analisi. I valori sono opzionali e comunque possono essere assegnati anche come costanti per ogni punto. Altri parametri sono, come abbiamo visto prima, la propensità del distacco, che è l'indice che nel caso di questa analisi è stato posto uguale a 1, per semplicità, e il peso del blocco, che comunque sono valori che possono essere ricavati tramite stime speditive sulla base delle condizioni di distacco. In questo caso, quindi, l'analisi previsionale che è stata effettuata per il sito di Bardonecchia è stata effettuata ipotizzando un volume di distacco di un metro cubo. Il primo step per effettuare l'analisi è stata quella di identificare le aree omogenee, aree omogenee intendendo aree omogenee per caratteristiche strutturali, e per fare questo è stato effettuato da parte di un geologo un rilievo speditivo del versante. I poligoni quindi che sono stati restituiti dal rilievo sono stati poi successivamente affinati sulla base di due caratteristiche principali, e cioè la pendenza maggiore di 45 gradi e una determinata immersione delle celle del DTM. Questo sempre attraverso comunque i tool che sono contenuti in QGIS, e cioè pendenza e aspect. Successivamente, quindi, all'interno di queste nuovi poligoni sono stati selezionati dei centroidi random nel 50% delle celle, che rispondessero alle caratteristiche di filtraggio descritte prima, e sono stati quindi ricavati 1687 punti, che comunque avrebbero richiesto che comunque richiedono un'analisi molto lunga su QGIS, in quanto è un'area molto vasta.
Quindi successivamente all'identificazione delle aree omogenee è stato necessario assegnare l'angolo FDP ad ognuna di queste aree ed è stato fatto quindi iniziando a valutare dei profili di massima pendenza e a valutarne quindi la pendenza, a valutare la pendenza di ogni area. In particolare quindi rispetto ai poligoni precedenti alcune aree sono state a loro volta suddivise in sottoaree poiché comunque rappresentavano caratteristiche geomeccaniche simili ma proprietà morfologiche differenti, come ad esempio sempre la pendenza e l'immersione, quindi, o addirittura la quota. Quindi sono stati effettuati degli studi su, sulle nuove pendenze e su queste nuove aree, ad esempio come si può vedere nell'area omogenea 2 e 6 che sono state suddivise perché avevano delle caratteristiche differenti, o anche 4 e 7 ad esempio. E successivamente quindi, dopo aver valutato l'inclinazione media di ogni area, si è riusciti ad attribuire attraverso l'abaco che rappresenta i versanti forestati, si è riuscito ad attribuire a ogni area omogenea per quella determinata inclinazione un angolo di energy line. E in questo caso, ad esempio, per l'area omogenea 0 e un'inclinazione di 34 gradi, si parte da 34 gradi sull'asse LX e poi si ricava attraverso un volume di un metro cubo l'angolo di 35. Quindi alla fine la nuova mappa delle aree omogenee rappresenta quindi graduata sulla base di, degli angoli, dei valori di angolo e, ed è stato possibile così in questo modo, una volta ottenuti gli input, far partire l'analisi. Come abbiamo visto anche prima, quindi i risultati dell'analisi sono una serie di raster, ma non solo, che rappresentano il count, che rappresenta la frequenza di passaggio dei coni in una determinata cella, la mappa di suscettibilità, che è una frequenza pesata e che quindi rappresenta la distribuzione del fenomeno nella zona di invasione con l'indicazione delle zone maggiormente colpite in termini di probabilità relativa spaziale di occorrenza. Poi altre mappe di output sono le velocità minima, media e massima e l'energia cinetica minima, media e massima. Le due mappe di pericolosità, la prima quindi che rappresenta la pericolosità massima, sempre in termini di probabilità relativa spaziale, e la seconda che rappresenta la probabilità accumulata, anche questa, tempo indipendente. Poi altri output sono uno shapefile che è definito final points, che sono quindi dei punti che vengono, i punti d'arresto che sono localizzati all'interno della zona di invasione, è un file di testo che è un log file dove appunto sono riportati tutti i parametri utilizzati. Queste mappe, come vedremo dopo nell'applicazione, si aprono direttamente al termine dell'analisi e possono essere salvate per usi successivi. Nell'ambito quindi del sito di Bardonecchia, l'applicazione, qui ho riportato due esempi dei risultati finali, a sinistra in termini di energia media, attraverso sempre quindi tutti i valori di angolo e tutti gli input che abbiamo visto prima, e sia in termini di suscettibilità. In particolare nell'ambito della suscettibilità qui è doveroso sottolineare come la suscettibilità massima, che va in una scala graduata, in questo caso la porzione rossa, è proprio nella zona che è stata colpita dall'evento, e cioè nella strada provinciale e nelle abitazioni che erano poste in questa zona. Successivamente poi a causa quindi dell'evento è stata anche modificata la viabilità e comunque il bypass che è stato fatto successivo all'evento risulta essere comunque efficiente, tranne in una piccola zona nella porzione sottostante che risulta ancora leggermente inglobata. Io ho finito e vi ringrazio, vi lascio qui la mia mail nel caso in cui qualcuno volesse provare a fare qualche applicazione, posso fornire un po' di supporto e se avete domande sono qui per rispondere. Ottimo, grazie. Prego. Non so se ci sono domande relative proprio
alla presentazione di Giulia. Chi ha già usato il aspettate che accendo il video, eccolo qui. Nel caso abbiate già usato e installato Cuproto, potreste andare ad aggiornarlo, perché abbiamo messo 2-3 giorni fa, abbiamo fatto una pull request e quindi abbiamo aggiornato il plugin inserendo l'articolo di Giulia e non ricordo chi siano gli autori, forse ci sono anch'io, non mi ricordo, dove c'è tutto, dove sono dettagliate, dove è dettagliata tutta la metodologia e dove ci sono anche gli abachi che nel caso uno li volesse utilizzare e dare un'occhiata. Ci sono delle domande, siamo in veramente, eccolo qua, Maddalena Marchelli chiede: posso chiedere qual è il valore quantitativo corrispondente alle classi basso, medio-alte della suscettibilità? Rispondo io, nel senso che per migliorare la leggibilità immediata dei raster in uscita è stato creato contestualmente, cioè contestualmente al raster finale, viene generato un QML. Un QML che contiene i limiti delle classi, quindi sono assolutamente è solo di visualizzazione, quindi uno se le può rimodulare. Marta, tu hai il dettaglio dei limiti inferiori e superiori di ogni classe? Ma in realtà no, perché non ci sono limiti inferiori e superiori, nel senso sono i limiti dell'analisi. Esatto. Viene scalato sul valore massimo ottenuto nell'ambito dell'analisi. Quindi la scala è relativa all'analisi condotta, insomma. Sì, sì. Sono valori assoluti, ecco. Sono relativi e poi, ripeto, è un QML, quindi è un file di vestizione che può essere cambiato. Esatto. Cambiato. Ecco, infatti, quello che volevo dire è che le mappe raster sono mappe numeriche. Quindi possono essere, come dicevi tu, poi rielaborate come si vuole, insomma. Quella rappresentazione che compare, che genera Cuproto e che compare, è solo una rappresentazione che serve per, come dire, confrontare con l'analisi in zone diverse, sostanzialmente. Spero, insomma, che sia chiara. Ok? Ok. Volevo solo dire ancora una cosa, ringraziare, che credo sia tra gli ascoltatori, Luca Lanteri, che è il geologo che ha fatto i rilievi sulle aree omogenee di Bardonecchia tanti anni fa. Abbiamo poi ripreso questo lavoro che aveva fatto lui, che era anche più approfondito di quello che abbiamo presentato, per appunto testare Cuproto. Giulia non lo sapeva perché non lo conosce, non c'era ancora, quindi... È piccola, noi siamo lui. È piccola, sì. Ok. Ok. Allora, adesso vi faremo vedere come funziona il plugin. Allora, io mi sono permesso di non preparare niente, sperando nel senso che di fare con voi il generare un file di input e poi fare un'analisi e provare a commentarlo insieme. Il sito dei dati sono relativi ad una frana nel comune di Cels, che invito Marta ad illustrare prima di andare a proprio a sporcarci le mani sui dati. Ok? Sì. Allora, prima di tutto Cels non è un comune, è una nazione del comune di Exil. Perfetto, sono 1181 sti comuni. Ma non c'è quello. No, ma Cels, ok. Allora, immagino che ci siano, insomma, come dire, persone che sono... interessate, ecco, alla descrizione del caso studio e non solo all'applicazione. Allora, quindi una brevissima presentazione: sito in Val di Susa, i piemontesi lo conosceranno già perché è uno dei grandi classici della caduta massica piemontese.
Allora, vediamo un po'. Appunto, il sito è un... Accidenti, c'ho questa finestra proprio qua sopra. Una frazione appunto del comune di Exil, situato sulla sinistra orografica, diciamo, della fiume d'ora di Paria. Si trova a un'altitudine, diciamo, compresa tra 850 e circa 1400 metri. Questa è una foto delle frazioni prese proprio dal versante. La pendenza media è, come si vede in questa diapositiva, qui ci sono appunto i due, la frazione divisa in due parti sostanzialmente. Il versante è, come vedete, piuttosto vegetato, c'è cioè una foresta piuttosto fitta, dalla quota delle abitazioni fino a una quota di circa 1100 metri, mi sembra di ricordare, sì, 1100-1200 metri. Le linee di livello sono abbastanza parallele tra di loro, quindi il versante in questa zona è abbastanza uniforme e la sua inclinazione media è di circa 45 gradi. Fino appunto a questa quota di circa 1100 metri, siamo più o meno a questo livello, superata la quale invece le pendenze diventano decisamente superiori e arriviamo a inclinazioni anche superiori a 60 gradi. Questo sito è appunto un grande classico, nel senso che storicamente è stato oggetto soggetto a fenomeni di caduta massi registrati a partire dagli anni 70. Blocchi di dimensione variabile, di volume variabile, a partire da mezzo metro cubo, fino ad arrivare a blocchi di dimensioni notevoli. L'ultimo evento, almeno a mia conoscenza, risale al 2011, in cui i blocchi di volumetrie, questa volta importanti, che abbiamo stimato come media intorno ai 5 metri cubi, si sono staccati da questa zona. Ecco, qui vedete una rappresentazione delle aree di roccia esposta in quella zona a pendenza più elevata, che è la zona sostanzialmente sorgente. Si sono distaccati da qui e sono arrivati a colpire tre edifici che si trovavano immediatamente al di sotto. Questa linea tratteggiata rappresenta una barriera paramassi preesistente, piuttosto vecchia. Nel senso che insomma, le informazioni che siamo riusciti a raccogliere la datano intorno agli anni 80, periodo in cui le barriere che venivano costruite erano di capacità abbastanza ridotta, di quelle rigide, non deformabili. Insomma, non abbiamo grandi informazioni su questa barriera, che peraltro è stata distrutta dai blocchi in caduta, ma l'abbiamo, come dire, quantificato la sua capacità di assorbimento intorno agli 800 kJ, proprio con riferimento al periodo in cui è stata installata. In quel periodo le barriere avevano in media quella capacità. Quindi una capacità abbastanza ridotta se pensiamo alle reti paramassi che vengono installate negli ultimi tempi, che arrivano anche ad una capacità di assorbimento di più di 10.000 kJ. Quindi ecco, questa barriera appunto è stata sfondata, distrutta dai blocchi in caduta. Avrà avuto senz'altro un ruolo nella traiettoria di questi blocchi, che però possiamo pensare non sia stato così notevole, nel senso che immaginando blocchi di 5 metri cubi con una barriera da 800 kJ messa in mezzo al versante, immaginiamo insomma che l'effetto dissipatore di questa barriera sull'energia del blocco sia stato quasi trascurabile, abbastanza ridotto.
abbiamo provato a fare una prima, come dire, un po' per validare il metodo, prima di fare un'indagine previsionale sull'intera parete, abbiamo provato a fare una piccola back analysis, cioè un'analisi a ritroso del fenomeno utilizzando Cuproto. Abbiamo raccolto una serie di informazioni, qualche studio c'è naturalmente, proprio perché il sito è noto da molto tempo, e quindi insomma le informazioni che siamo riusciti a raccogliere sul fenomeno stesso sono riportate qui, sono naturalmente delle assunzioni che abbiamo fatto basate sulla raccolta delle informazioni. Abbiamo assunto blocchi di forma pseudocubica, dall'osservazione proprio delle foto, un volume di circa di 5 metri cubi, l'inclinazione media del versante di 45 gradi e abbiamo immaginato una densità di alberi massima, cioè un pendio densamente forestato. In questo modo l'abaco che vi ha descritto Giulia, appunto quello di riferimento è quello relativo ai pendii forestati, ci porta a definire un angolo di energy line di 33 gradi. Questo angolo di energy line è lo stesso, adesso scusate purtroppo, no, in realtà no, mi sembrava un po' deformata questa figura, ma forse non lo è l'angolo che viene fuori unendo il punto sorgente sostanzialmente con il punto di massima elongazione, secondo la definizione di energy line. E questo va a conforto delle nostre elucubrazioni sui parametri, no? Questo angolo dei 33 gradi è effettivamente realistico nel rappresentare il fenomeno che stiamo descrivendo. L'analisi di Cuproto, eccola qua, e questa dà appunto come, utilizzando un angolo di 33 gradi a partire dalla zona appunto che abbiamo individuato come zona sorgente, dà un'area di invasione che è abbastanza realistica e soprattutto dà dei valori di energia cinetica massima in corrispondenza per esempio di questo edificio che è quello nella foto di circa 2000 kJ con un blocco da 5 metri cubi. Come ulteriore validazione abbiamo confrontato questa analisi con un'analisi fatta con Rockefeller 3D, quindi molto più di dettaglio, nella quale anche si teneva conto della presenza di barriere, della barriera che però appunto già da qui si vede che non ha avuto poi quel gran influenza, che dava l'analisi di Rockefeller 3D ha dato un valore di energia sull'edificio 2 di circa 1500 kJ, quindi tutto sommato dello stesso ordine di grandezza, ma Cuproto è conservativo come vogliamo che sia, proprio perché è un metodo preliminare speditivo. Forti di questa validazione, vogliamo provare adesso con voi a analizzare l'intera parete e a vedere come possiamo prima di tutto individuare le aree sorgenti, i punti sorgenti, sulla base delle scarsissime informazioni che abbiamo. Immaginiamo di partire unicamente da un ortofoto e un DTM. E poi come popolare la tabella di attributi di questi punti per preparare la base dati per fare un'analisi con Cuproto. Le operazioni da fare sostanzialmente ve le farà vedere nel dettaglio Stefano. Partendo dal DTM possiamo ricavare la mappa del... Ah, scusate, naturalmente non l'ho detto, ma basandoci unicamente su un DTM e un ortofoto, il criterio che possiamo usare per identificare le zone di roccia esposta è quello un po' più grossolano tra quelli di cui abbiamo parlato, cioè di considerare appunto le zone del versante con inclinazione superiore a 45 gradi e contemporaneamente costituite di roccia esposta. Quindi DTM, ci facciamo la mappa delle pendenze
e ricaviamo un raster, otteniamo un raster con appunto in ogni cella il valore dell'inclinazione o della pendenza. Scusate, qui c'è un'imprecisione che da ingegnere mi dà un po' fastidio. Pendenza in gradi non è tanto corretto, quindi o pendenza o inclinazione. Questa è di fatto l'inclinazione. E una volta, ecco, identificate le aree che rispettano questo requisito, è possibile convertirle in punti con l'accortezza, usando l'accortezza che ogni punto deve corrispondere al centro della cella che rappresenta. Cioè il punto è il centroide della cella. Questo è importante perché da questi punti poi verranno create delle mappe raster dal software che devono essere allineate col DTM. Se sto dicendo delle imprecisioni, poi Stefano mi correggerà quando sarà il suo turno. Questa è la set di dataset di punti, questi gialli, che deriva da criterio di questo tipo. Dopodiché, naturalmente, questi sono 500 e rotti punti, 592 punti per la precisione, questi gialli. È improponibile pensare di fare insieme un'analisi sui 590 punti perché sarebbe veramente troppo lunga, troppo onerosa come tempo, e quindi abbiamo ridotto a 20 punti scelti in questa zona centrale per appunto creare un dataset agevole. Stefano adesso deciderà se usare quello oppure se crearne uno nuovo da zero. Questi punti, naturalmente, come ha già detto Giulia, verranno popolati con tutte le informazioni che servono per condurre l'analisi. Questo è un esempio del dataset popolato ed è quello che faremo insieme. Questa è la maschera di inserimento. Come vedete, Qproto chiede non solo l'indicazione su qual è lo shapefile dei punti di partenza, qual è il DTM e poi a quale colonna corrisponde ognuna delle informazioni che dobbiamo dargli. Già detto più volte, energy line angle e lateral spreading angle possono in alternativa essere una colonna della tabella di attributi oppure, scusate, se viene introdotto nella tabella di attributi è possibile assegnare, come ha fatto vedere Giulia, angoli diversi a zone diverse del versante. Se l'angolo di energy line che vogliamo usare è costante per tutti i punti, è possibile anche inserire il suo valore direttamente nella maschera di inserimento e non mettere la colonna degli attributi. Lo stesso vale per l'angolo alfa. Direi che poi i dettagli ci pensa Stefano. Questi sono gli scenari che mi permetto di suggerire, in cui, ecco, per apprezzare l'effetto di ogni parametro, di ogni fattore, si cambia in ogni scenario solo uno dei parametri. Quindi il primo corrisponde ai dati che abbiamo utilizzato per la back analysis e quindi possiamo provare con quei valori lì a fare un'analisi previsionale su tutto il versante. Poi si può provare a cambiare l'indice di propensione, magari per differenziare due zone diverse, cambiare il volume e cambiare magari l'angolo alfa, come dicevo prima, questa è una cosa che suggerisco di fare. E naturalmente per ognuno di queste combinazioni di parametri avremo un valore dell'energy line angle che possiamo ricavare dagli abachi. In realtà non tutti i parametri influiscono sulla scelta dell'energy line angle, ma influiscono il volume del blocco e l'inclinazione del volume del blocco, l'inclinazione del versante e la vegetazione. Quindi in questo caso, come vedete, l'energy line angle cambia al variare del volume. Questo è il dataset di 20 punti che avevamo preparato, popolato con le informazioni che servono per ciascun scenario.
che appunto proverete a fare voi. Va bene, per il primo scenario abbiamo detto uguale alla back analysis, quindi l'angolo è uguale. Secondo scenario, l'angolo non cambia perché cambiamo solo l'indice di propensione, ecco il mio suggerimento, ma Stefano può decidere in autonomia, è quello magari di caratterizzare in modo diverso due zone e poi invertire la caratterizzazione per apprezzare un po' l'effetto di peso di ogni area sul risultato finale. L'angolo cambia, come dicevo prima, cambiando il volume, e quindi cambiando il volume questo è l'angolo che ne viene fuori. Direi che ecco, poi nel PDF che vi lasciamo c'è anche questa parte in cui passo passo si spiegano quali sono i calcoli che fa Qproto, ma questo direi che interessa gli appassionati di algoritmi, non tanto i analizzatori di pericolosità. Non so, Stefano, direi che sì, hai tutti gli strumenti per iniziare. Okay. Allora, interrompo. Tu rimani. Scusate, non ho naturalmente chiesto se ci sono dubbi, domande. Allora, io. Ok. Allora, io cominciavo a spiegarvi un po' di cose. Allora, nel pacchetto di dati che scaricherete, oltre alle presentazioni, ci sono i dataset di cui ha parlato Marta. Quindi c'è un GeoPackage che contiene i vettoriali utilizzati, un estratto dall'ortofoto, dalla pregevole ortofoto di Regione Piemonte del 2010. Salute! Attiviamo l'audio, ok. E poi un estratto, un pezzo del DTM. Ci sono dentro il GeoPackage, come dicevo, sia i vettoriali che servono per fare le analisi con i cinque scenari, sia i risultati, in modo tale da poi li possiamo anche già commentare insieme. Ieri sera invece poi abbiamo pensato di provare a fare un'analisi partendo da zero, quindi sempre sulla stessa zona e sugli stessi dati, ma per far vedere tutto sommato quando si hanno poi le idee chiare operativamente come si fa, ecco, perché poi pertanto per far girare il plugin non dovrebbe essere particolarmente complicato. Allora, adesso io attivo, condivido lo schermo, porto QGIS qua. Ok, Zagada, zac, condivido lo schermo 1 o 2, direi che 1, e lo condivido. Mi date un feedback se vedete QGIS? Sì, si vede. Fico. Allora, cominciamo. Allora, questa è la zona che vi ha fatto vedere Marta. Andiamo a vedere cosa sono i vari elementi. Allora, è un GeoPackage, quindi è un contenitore vettoriale che contiene delle tabelle indipendenti. Diciamo che per l'utente è trasparente, ma per chi invece gestisce questi dataset, oppure bisogna anche solo trasportarli e consegnarli ad un'altra persona, è molto comodo perché do via un solo file. Allora, il dataset principale è questo, ve lo faccio vedere per come è strutturato, per come ve lo troverete. Vado nel DB Manager, se non c'è la connessione la creo, quindi pulsante di destra, pronta. Non posso, scusate, faccio nuova connessione e mi collego poi al GeoPackage di cui stiamo parlando. Eccolo qui, CELS GeoPackage. Io l'avevo già fatto e quindi... Oh, non l'avevo fatto!
Eccolo qua, lo connetto, apri e come vedete in questo contenitore, in questo armadio, mi dice che ci sono quattro file, quattro tavole vettoriali, due di tipo poligonale, vedete dalla forma, e due di tipo puntuale. Basta, col pulsante di destra io poi faccio aggiungere la mappa e me le porto dentro. Ok? Piccola nota di colore, il JPEG, al contrario dello shapefile, non ha il limite, per esempio, della... estratti sulla base della BD3 a partire dai contenuti del database geotopografico di Regione Piemonte. L'altro invece è il dataset di partenza che deriva dalle quell'analisi che aveva descritto Marta, e cioè basate sul riconoscimento di zone esposte e zone poi con 45 gradi di inclinazione del pendio. Se apriamo la tabella, ecco qua, troviamo i valori. Allora, sono 592 punti, il feed è il campo, è il codice univoco di ogni singolo punto, l'ID invece mi dice da quale area originale era stata derivata. Questa è l'esposizione, cioè l'aspect. Poi abbiamo la propensione al dissesto, l'aspect arrotondato al numero intero, la massa del blocco, corrispondente in questo caso al primo scenario 5 metri cubi, che vuol dire quindi 13.000 kg, e poi l'altezza, sempre derivata dal DTM. Allora, a questo punto siamo pronti per farlo partire e il pomeriggio finisce qua. Invece noi facciamo finta di non avere nulla. Allora, se non abbiamo nulla, dovremo crearci un dataset, tenendo conto che abbiamo, oltre l'ortofoto, abbiamo anche il DTM. Eccolo qua. Il DTM è il DTM di Regione Piemonte, di cella 5 metri per 5 metri, dal quale poi deriveremo tutto quello che ci serve. Allora, rimetto in primo piano le zone, la zona, vado a vedere più o meno dove siamo, e facciamo finta di decidere che questa zona qua sia la zona che per esempio ci hanno indicato essere quella più propensa a cacciare giù massi, e possiamo avere o già direttamente l'area, nel caso in cui il geologo ce l'abbia già fornita, oppure, come in questo caso, ce la creiamo noi. Allora, per fare questo, io creo un layer nuovo, creo un layer, in questo caso, temporaneo, ma posso anche fare uno shapefile, ma un geopackage, insomma, un layer qualunque, diciamo in questo momento possiamo farcelo temporaneo. Mi chiede qual è il nome del layer, la chiamiamo area di stacco. Interrompetemi senza nessun problema. Il tipo di geometria è un poligono, il sistema di riferimento fondamentale è il 32632, che è quello di tutti gli elementi che stiamo utilizzando nella mappa. Okay? UGS84, UTM32 Nord. Non gli metto altri campi perché non mi interessa, e gli dico ok. Allora, a questo punto accendo e decidiamo che, andiamo a prenderne una non troppo grande, non troppo piccola, diciamo media, prendiamoci questa zona qua, ok. Evito di fare anelli, buchi strani, perché sennò topologicamente diventa un pasticcio. E accendo la matitina e aggiungo il primo elemento, aggiungi elemento poligonale. Allora, l'editing è molto semplice, si fa il primo punto, si molla, vedete, probabilmente non si,
non si vede perché è molto fine. Comunque, io sto generando un poligono, le croci mi dicono che sto facendo delle autointersezioni ed è una cosa molto, molto brutta, ma io le evito. Sto andando tecnicamente con la precisione dell'occhio di un povero vecchio e quindi diciamo che per me questa è l'area. Pulsante di destra ed è creata. Ok? Salvo. Quindi abbiamo adesso l'area che il geologo ci ha dato dicendo questa è, mettiamo il colore di riempimento, mettiamo un bel tratto rosso e lo mettiamo un pelino grosso. Ok? Eccola qua. Allora, il plugin, come abbiamo visto, funziona per punti. Quindi io devo recuperare i punti che sono circoscritti da questo poligono e che abbiano come caratteristica fondamentale, più che altro per evitare problemi di ricampionamento delle grandezze derivanti dal DTM, e quindi voglio fare in modo che questi punti qui dentro coincidano con il baricentro della cella del DTM. Ok? Quindi spegniamo l'ortofoto che non ci frega più. Non so se riuscite ad apprezzare il quadrettato del DTM. Vedete la cella più o meno si intuisce. Allora, per fare questo, accendiamo la potentissima raccolta di moduli di QGIS, processing, che si attiva. Eccolo qua, che si attiva da qui, strumenti, la vedete, sì, e vado a cercare il modulo che mi genera i punti in un poligono, che si trova dentro creazione vettore. Piccolo excursus, tutti i moduli che sono preceduti dall'icona di QGIS vuol dire che sono dentro il core, questi qua invece sono moduli esterni a QGIS, a parte GDAL che sono delle librerie esterne, ma che comunque di cui QGIS si fa, come dire, interprete, fa un hub, per cui noi chiamiamo delle funzioni, per esempio di Postgres, di Saga, da Saga stesso, ma attraverso QGIS. Quindi se consiglio non richiesto, ma ve lo do, e se possibile utilizzate sempre preferitele i moduli che sono di QGIS Core, perché sono ottimizzati e quindi sono sicuramente più veloci. Torniamo a bomba, creazione vettore, e troviamo qua dentro un comando che si chiama genera punti a partire dai centroidi dei pixel dentro un poligono, che è proprio quello che vogliamo. Vedete qua, non so se si riesce a apprezzare, vedete il pixel che viene tagliato dal nostro poligono, ed è per quello che io voglio evitare di avere ricampionamenti e quindi gli dico di utilizzare il baricentro. Allora lancio il servizio e lui mi chiede: qual è il raster dal quale vuoi recuperare i centroidi? Si chiama DTM. Qual è il vettore all'interno del quale che delimita o che circoscrive questi punti? Quello che si chiama area di distacco. Il risultato sarà un file temporaneo chiamato centroide. Io lo eseguo, funziona. Questa specie di mille piedi qui a fianco vuol dire che è un file temporaneo. Quindi significa che se io spengo, quando chiudo QGIS, questi sono persi. Andiamo a vedere come sono fatti, ed eccoli qua, non so se si riesce a apprezzare, i punti sono all'interno del poligono, ha preso solo quelli, ma corrispondono al baricentro del DTM. Piccola nota di colore, per esempio vedete che ci siamo persi questo qui perché il baricentro cadeva di fuori. Ok? Perfetto. Andiamo adesso
Mi suggeriscono qua, mi suggerisce qui Davide, tasto adesso su layer, faccio clic per renderlo permanente, vero. In questo caso non mi interessa perché lo devo popolare con altri moduli e quindi non sarà lui il layer definitivo. Andiamo a vedere come è fatto, come sono fatti al momento i due layer che abbiamo creato. Quello di area di distacco ovviamente non ha nulla, vedete, non ha righe perché non gli abbiamo dato attributi. Quello dei centroidi del poligono invece ha l'ID del poligono, del punto che ne abbiamo fatto, che ha creato. Quindi ne abbiamo creato 49. Poly ID mi dice da quali feature, da quale elemento del layer di partenza, cioè dell'area di distacco, deriva. Mette 0 perché ne avevamo una sola area e per di più non battezzato, e poi li rinomina a sua volta. Ok? Allora, a questo punto siamo pronti per creare, per popolare questo file vettoriale di punti che sarà il nostro file d'ingresso. Allora, cominciamo a vedere che cosa ci chiede Qproto. Allora, se non l'avete ancora installato, vi prego di utilizzare la versione ancora standard, non quella di test di QGIS, perché ve lo dirò, ci sono dei problemi poi con Saga che dovremo andare a risolvere, di cui mi sono accorto ieri, ma al momento è trasparente. Comunque andiamo su plugin, gestisce ed installa plugin. Eccolo qua, vado su tutto, scrivo Qproto. Eccolo qua, e lo installo. Una volta installato, il Qproto si trova nel menu di processing. È un plugin che non gode di vita propria, ma diventa una voce di Qproto che e quindi va mandato qui. Prima di una cosa fondamentale è che al momento i moduli che Qproto utilizza per il suo funzionamento sono due. Il primo è, come ha detto Marta, ViewShed, che viene da Grass, stabile e ormai da un sacco di versioni, quindi non ci sono problemi. Il secondo modulo che utilizza è quello della rasterizzazione, cioè noi lavoriamo per punti, è trasparente per l'utente, ma poi alla fine, per restituire il raster di cui ci hanno parlato prima Marta e Giulia, per far prima, perché era molto intuitivo dal punto di vista come maschera di inserimento, la rasterizzazione di Saga. E quindi questi sono i due grossi moduli esterni. Per poter utilizzare quindi Qproto, bisogna che Grass sia previsto, e pertanto chi usa la versione standalone di Windows non ha nessun problema, perché è già previsto. Chi utilizza invece la versione OS Geo4W, quella diciamo molto più libera, che dà la massima libertà all'utente di installare tutte le librerie che vuole, bisogna ricordarsi di installare le librerie di Grass, del plugin di Grass, e utilizzare poi come eseguibile quello che si chiama QGIS con Grass. Ok? Andiamo avanti, quindi lanciamo Qproto. Eccolo qui. Per chi non l'avesse ancora visto, sulla parte destra c'è un piccolo help al quale abbiamo aggiunto proprio i giorni scorsi il link all'articolo scritto da Marta e Giulia, dove vengono spiegate e rappresentate anche la parte degli abachi. Allora, in soldoni, che cosa vuole questo programmillo per funzionare? Vuole un input, quindi puntuale, e vuole un DTM. E poi vuole un ID, univoco, che sia univoco del punto di partenza, vuole l'elevation, cioè la quota che deriva dal DTM, vuole l'aspect, vuole la detachment propensity, quindi la propensione al distacco, la massa del masso, e poi i valori di energy angle e di apertura sul piano orizzontale del cono. Allora, quindi quello che ci serve in questo momento è popolare centroidi dei pixel, che al momento ha solo degli ID,
con elevation ed aspect. Perfetto. Allora, questo lo chiudo, ho il DTM e vado a cercarmi l'aspect. Vado qua in analisi geomorfologica, vedo qua che c'è un menu che si chiama, non è rilievo, vi chiedo scusa, ho perso, esposizione. Ok? Allora, che cosa fa? Calcola con degli algoritmi una mappa raster derivata con l'aspect o immersione, che dir si voglia. Quindi io gli dico di generarlo a partire dal DTM, Zagada l'ha già fatto, chiudo, lo posso vedere, ma così giusto per sport, ok? Ma devo prendere questi punti e metterli nella mia area di distacco, ok? Come si fa? Allora, basta andare su, io uso Processing in questo caso, vado su Saga, uso Saga, e dove c'è il menu raster vector, eccolo qua, c'è un comando che si chiama Add Raster Values to Points. E quindi io ci clicco sopra, mi dice quali sono i layer di punti. I layer di punti sono i centroidi dei pixel. Perfetto. Questo è un errore di traduzione, accidenti a chi traduce QGIS così alla leggera. Non è reticolo, ovviamente, ma è raster. E quindi vado a sceglierlo e gli dico che è esposizione. Ok? Mi state seguendo? Perfetto. Nel caso in cui ci sia da fare l'interpolazione, prendo nearest neighbor e poi gli dico esegui. Hai perso il tool per... adesso te lo faccio rivedere. Za, 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 pim, pum, pam, trick e track. Il tool per assegnare lo trovi qua in Saga, quindi Processing Saga, menu Vector Raster, e si chiama Add Raster Values to Points. C'è anche, piccolo inciso, non esiste niente di giusto e non esiste niente di sbagliato, se non voglio dire, per quanto riguarda il metodo. Ognuno usa il metodo che gli è più congeniale. Io amo Saga perché per me è assolutamente intuitivo in ogni suo comando. Mi rendo conto che a volte è un po' più lento, a volte fa dei casini che sembrano degli errori, ma in teoria non lo sono, e quindi non dubito che esista il comando più semplice dentro QGIS. Siate liberi e non vergognatevi di fare operazioni che qualcuno vi potrebbe dire ma si fa in un passaggio, e io lo faccio con tre. Quindi non preoccupatevi. Allora, se la cosa è andata a buon fine, cosa di cui io non dubito, se io apro la tabella dei centroidi dei pixel, no, chiedo scusa, ne ha generato un altro, vedete perché mi servono i file temporanei, ne ha generato un altro che contiene, i primi tre campi erano gli stessi, più l'esposizione, ok? Adesso alla esposizione io devo aggiungere la quota, stessa cosa, rilancio Add Raster Values to Points, gli dico che il layer di punti all'interno del quale mettere un nuovo campo chiamato quota si chiama risultato, e il reticolo maledetto invece è il raster ingresso e il DTM. Gli dico ok, nuovamente interpolazione, gli dico esegui. Ok, pra, 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 miracolo fatto. È nato un nuovo risultato, quindi spengo questo e vediamo se è quello giusto. Perfetto, l'ha chiamato DTM Chairs col nome della quota, ok? Chiedo scusa, col nome del DTM. Quindi direi che i parametri derivati sono terminati. Quindi a questo punto quello che io posso fare è rendere permanente questo,
e lo faccio così, gli dico rendi permanente, in che formato? Nel GeoPackage già esistente o nello shapefile, come volete. Facciamolo semplice, lo faccio in ESRI shapefile, creo un file di lavoro, lo metto qui dentro e lo chiamo originale, lo salvo, sistema di riferimento, ok, UTF, gli dico ok, l'ha creato, non lo vedo, non l'ha inserito e noi lo inseriamo a mano. Originale shape. Vediamo di non aver fatto pasticci. E lui, nitido. A questo punto i file vecchi li elimino perché non mi servono più. Facciamo così. Non cancelliamoli, così se raggruppa selezionati, lavoro e me li tolgo dai piedi. Tagada. Perfetto. Allora, quello su cui noi adesso dobbiamo lavorare è questo. Ci siete? Buono. Allora, adesso, se andiamo a recuperare quello che quello di cui ha necessità Cuproto per funzionare è, per esempio, la massa. Ok, e noi gli diciamo che la massa è, abbiamo detto, per lo scenario 1, 13.000 kg. Quindi apro il calcolatore di campi, creo un nuovo campo, è un campo nuovo che chiamiamo massa, gli metto underscore 1 per ricordarvi che lo scenario 1, è un numero intero, ma tanto è tutto gratis, mettiamolo decimali, precisione 3, sono 13.000 kg, 13, 1, 2, 3. Perché? Perché, lo stiamo dando lo stesso valore ad ogni punto, ok? Andiamo a vedere di non aver fatto stupidaggini. Eccolo qua, massa, ne abbiamo uno nuovo e salvo, non si sa mai. Poi, quali altre cose servono? Serve la propensione, ok, stessa cosa, propensione, aggiungo un campo, lo faccio già dal calcolatore di campi in modo tale da popolarlo già, creo un nuovo campo che la chiamo prop 1, è un numero intero? Assolutamente no, è un numero reale e al momento diciamo che vale 1, quindi tutti hanno la stessa probabilità di formarsi. Perfetto, andiamo a vedere se c'è, direi che c'è. Poi che cosa serve? Sto guardando qua, l'energy line, ok, l'energy line aggiungo, nome campo in uscita nlin1, che nello scenario 1 mi dicono essere 33. Non è intero, facciamolo decimale anche questo, perché è tutto pagato, e salvo. Ok? Allora, a questo punto noi siamo già in grado di procedere con la prima analisi, che farei con voi direttamente. Riapriamo il... Aiuto, c'è la cosa di sopra, eccolo qua, processing, chiudo, lancio Cuproto e andiamo a riempirlo uno per uno. Originale è lui, sì, il modello di... notare, come per qualunque modulo di QGIS mi sbilancio, credo forse tutti i software, le operazioni vengono fatte prima sugli elementi selezionati. Infatti vedete che qua c'è solo elementi selezionati, ma non essendo selezionato neanche uno, non succede niente. Se io andassi a selezionare qualche campo, vedete, ne ho selezionati tre, qualche elemento, vedete che ne ho tre e quindi potrei, per esempio, fare l'analisi solo su questi tre punti. Ok? Quindi se non siete interessati a fare delle analisi locali, ma su tutto il dataset,
ogni tanto una passatina come si dice, di seleziona tutto, fatelo, tanto non succede niente. E infatti questo è tornato ad essere non cliccabile. Quindi il modello digitale è sempre il DTM, l'ID è il primo ID, l'elevation, da qual è il campo? Il campo è DTM Cells, l'aspect è la esposizione, la propensione al distacco è prop 1, la massa è massa 1, l'energy line, come ha detto, fatto vedere Marta, può essere o fissa per tutti, e quindi metto qua 30 gradi, quello che è, oppure nel caso in cui si abbiano delle differenziazioni per a seconda delle varie zone, lo prendo, gli do, lo faccio variabile, quindi prendo il contenuto del campo. Stessa cosa per il lateral spread. In questo caso il lateral spread l'abbiamo messo fisso, non gli abbiamo dato un campo e gli diamo più o meno 10 gradi. Distanza di visibilità, questo è molto importante. Allora, la distanza di visibilità di fatto è quella che condiziona la dimensione del raster finale, o perlomeno è uno dei, perché la dimensione finale del raster sarà quella del DTM e quindi sarà tutto nodato tranne nei punti in cui abbiamo il valore della grandezza che viene calcolata, ma se per esempio la distanza è troppo breve correte il rischio di perdervi dei pezzi in avanti. Se mettete una distanza superiore alle dimensioni del DTM viene troncato, quindi conviene dare un'occhiata, fare una prova prima. In questo caso, e anche devo dire nella maggior parte dei casi che abbiamo provato, 800 metri è una buona dimensione. Qui c'è un'altra, qui bisogna dire dove mettere i dati. Allora, lì ci abbiamo sbattuto la testa parecchio perché dava dei problemi grossi, non puoi salvarlo su una cartella temporanea. Quindi sei obbligato a dirgli un percorso fisico. Quindi l'output folder salva su cartella e gli dico che vado qui su Cells, una nuova cartella che la chiamo come volete, e quindi lui salverà sulla cartella, che questa non è proprio il nome migliore, ma possiamo chiamarlo per esempio scenario 1, ok? La selezioniamo. E a questo punto esegui. Allora, che cosa? Innanzitutto, vedete che compaiono delle cose rosse. Allora, andiamo subito a recuperarle, intanto che lui fa. Vedete, fa tante analisi di visibilità, lo fa per ogni punto, quante sono ovviamente il dataset. Io speravo di farne meno, ne abbiamo preso 49. Vabbè, alla fine è più il tempo di apertura... apertura del file, scrittura e chiusura che altro. Però intanto che lui lavora, vi faccio vedere che cosa quegli errori lì. Ok, new. Ho copiato il log malamente. Questo. Dato che finisce, eccolo qua. Allora, lui dà due errori, ma non sono errori, questi sono errori, ma sono dei warning. Il primo è questo. Error delete in C2S campus view shed failed, permesso negato. Allora, io questo non riesco a capirlo che cosa faccia. Cioè, praticamente, lui crea un file temporaneo di viewshed, un raster, che viene poi sovrascritto di volta in volta. Sembrerebbe, per non sprecare spazio, che non riesca a cancellarlo. In effetti lo cancella. Secondo me dipende da Windows, è un problema solo di Windows, secondo me. E cioè la relazione fra le attività di QGIS e la cartella personale. Non gradisce molto. Comunque non è un errore, anche se dice che è un errore, è un warning. Non rimangono tracce comunque alla fine. L'altro è questo, che
il set color table, si può trovare in TIFF format, lui cerca di attribuire una paletta di colori al TIFF, ma siccome il formato di uscita non è TIFF, ma è quello di il raster di Saga, per lui è un errore. Ma direi che non sono assolutamente errori. Andiamo ad analizzare, prima di andare qui, che cosa ha fatto. Allora, se volete, eccolo qui, vedete lui, eccolo qui, prende il file di ingresso, lo porta, se lo trasforma in un formato utile per GRASS, quindi chiede, vedete, invoca la funzione RViewShed, si genera il mapset e la regione, fa quello che deve fare e il risultato R.out.gdal. Per popolare la messaga non funziona, usato il campo raster value output, ok, geometry, è il map calculator, Massimiliano? Probabilmente è il map calculator, che scrive in chat Massimiliano che lui non gli funziona Saga, poi possiamo anche vedere per quale motivo, usa il map calculator, funzione che io detesto perché ho la memoria veramente labilissima e quindi non mi ricordo mai la sintassi e faccio sempre dei casini galattici. E per cui sono nativo digitale, sono un millennial e quindi preferisco avere la graphic user interface perché mi dimentico sempre la sintassi. Però voglio dire, questo è il classico esempio per cui non esiste una via giusta, esiste una via più comoda. Quindi lui fa fa l'analisi, importa e verifica se ci sono dei punti da poter utilizzare, quindi se il punto di partenza vede dei punti di arrivo e va poi a popolare in maniera incrementale lo shapefile finale. Quello che lui forma alla fine, vi faccio vedere qua quanto è impiegato, dovrebbe essere qui, questi sono quelli finali, eccolo qui. Allora, ha fatto, processato 49 punti in 1 minuto e 20 e a quel punto adesso lui ha tutto in maniera vettoriale e rasterizza perché solo alla fine sono più comodi. E quindi crea i raster che poi vedete qua. Allora, a questo punto è andata a buon fine, non ci sono errori, possiamo chiuderla. Andiamo a vedere qua nella cartella di destinazione che gli abbiamo dato che cosa troviamo. Era S1. Vedete, troviamo i grid in formato Saga. Vedete che c'è il QML, lo dico a Maddalena che chiedeva prima, che veste già immediatamente. Lo possiamo aprire per vedere come è fatto. Apri con... Vabbè, lo possiamo aprire da dentro, che facciamo più semplice farlo dopo. Ci sono i vari grid e poi c'è il final point che è il vettore di punti risultante. Direi di cominciare a guardare prima quello. Allora, chiudiamo tutto, rimettiamo, questo lo possiamo chiudere, rimettiamo, questi sono i file di partenza, ok, non mettiamo l'esposizione nel DTM, ma mettiamo l'ortofoto, ok, e proviamo ad accendere il primo, che è count, eccolo qua. Allora, che cosa vuol dire? Per capire, apriamo il QML, questo è espresso in categorie da 1, 5, 10, 15, 20, ma ripeto, se uno le vuole come queste lineare, se lo vuole in maniera, se lo veste come vuole, per poter un po' giocare, io consiglio l'uso di un plugin molto, molto utile che si chiama Value Tool, che permette di, vedete, in basso a destra,
come io mi sposto, mi dà il valore del raster sottostante. Quindi adesso io ho acceso l'ortofoto che su tre bande, e non mi serve, ma guardate il raster, questo count, vedete che in questo punto abbiamo 19 valori, 17 e che così via. Che cosa sono? Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questa cella, che possiamo anche farvi vedere perché è questa, questo punto qua, che è il baricentro della cella, è visto da 19 punti del dataset di partenza. Cioè dovete, è un po' all'inizio un po' complicato, cioè vi dovete mettere nei panni del punto di vista, ma anche del punto visto. Quindi questi punti qua in alto sono i punti che vedono verso valle. Questi punti qua del final point sono i punti che sono visti dal dataset iniziale. Se io faccio un identify di questo, un'interrogazione, ne ho 20, scusate, non di questo, ma del, prendiamo di questo che ne ha meno, eccolo qua, vedete? 10 vuol dire che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e meno male che sono 10, 10 punti iniziali, cioè vuol dire che questa cella qua è vista da 10 punti iniziali. Infatti se io apro la tabella, che forse è più comoda da vedere, che cosa contiene? Contiene l'ID del punto finale. Ok? Per esempio, che ha un ID 3, che ha una quota di 1130 ed è stato visto dal punto iniziale numero 0, perché era partito da 0. Se non ci piace ID, facciamo così che è più ID in, ID fin, sì. Ok? Quindi da questo punto qua, che era, sapete che forse ho fatto una l'ID iniziale non era quello giusto? Pavento. Eh già, ho fatto una stupidaggine, ho dato il campo sbagliato. Vabbè, mi chiedo scusa. Doveva essere un campo univoco. La fretta. Però quello che voglio dire è che questo punto qua, perché è giusto? Perché tu hai il punto sorgente e vede diversi punti. E tu li hai tutti. Ah, sì, è giusto! La ringrazio per la... Era una prova. Ovviamente, un singolo punto di partenza vede n punti di arrivo. Ok? Quindi il punto 0, oppure per dire il punto 48, vede... ne vede tot, ok? Quindi riepiloghiamo, vi chiedo scusa. Partiamo dai punti di arrivo. Allora, la tabella mi dice che il punto che un ID finale 26.900 è stato visto dal punto iniziale numero 48, il dislivello è questo, quindi da 1118 a 1047, questi sono i valori iniziali, ovviamente, e il V, E e questi qui sono i valori della velocità massima, dell'energia massima, dell'energia del punto, chiedo scusa, del parametro della energia pesata, quanti ce ne sono in quella cella, vedete? Quindi vuol dire che il punto di arrivo, questo, è visto da 12 punti di partenza. E poi ci sono gli altri valori che poi sono stati convertiti in raster. Quindi, volendo vedere i punti, oppure meglio ancora, il conteggio, oppure per esempio la suscettibilità, come vedete la larghezza, ovviamente, l'energia del risultato è espressa in joule, perché avendo la massa, sono già direttamente joule. Quindi
nel caso in cui vogliamo vedere l'energia massima, in questo punto sono 700, forse nella formuletta si poteva anche mettere in kilojoule, diciamo che sono 929, sono 7 milioni di joule. Sono 7 milioni di joule in questo punto, ok? No, 6.000 joule, scusate. 3. Scusate, non riesco a vedere quanti che siano. Sono 6.000 kilojoule. 6.000 kilojoule, e non vedevo. Sono 6 milioni di joule. Sì, ci vuole il chroma key, ci vuole per lo schermo dell'Ideal per vedere. Sono 6.000 kilojoule, che sono, quindi, tutto sommato, già una bella, nel caso di una rete, sono già una rete di una certa importanza. Allora, questa è la prima. Nel caso in cui volessimo fare invece uno secondo scenario, qui c'è una piccola cosa che va migliorata nella prossima release, è il fatto che i nomi si chiamano, gli scenari non li puoi dare e si chiamano tutti nella stessa maniera. Allora, per evitare di fare casino, raggruppo e me li tolgo dai piedi, raggruppo a selezionati, lo chiamo scenario 1 e siamo a Dama. A questo punto vado qua nella cosa originale e dico perfetto, adesso proviamo a fare lo scenario 2 in cui cambia, ce l'avete nella slide, cambia solo la probabilità di formazione, di distacco del cuneo, del blocco. Quindi vado nuovamente qua nella mia tabella, vado nel calcolatore di campi e aggiungo un campo nuovo che a questo punto si chiamerà prop dello scenario 2. Prop scenario 2. Non è un numero intero, ma è un numero decimale. E in questo caso quanto vale? Ma per esempio vale 0,1. No, è un punto. 0,1. Vogliamo fare di tutto. Lo vogliamo fare solo di alcuni. Quindi vado a selezionarmi questi punti. Questi sono i miei punti. Per esempio, attraverso qualche analisi, per esempio, delle discontinuità, di quello che volete. Comunque, dico che questi punti qua hanno una propensione diversa e quindi torno nella mia tabella, vado qua e gli dico che prop 2 non faccio un nuovo campo, ma aggiorno un campo esistente. Solo il prop 2. E gli dico che solo per quelli selezionati la propensione non è 0,1 ma è 1. Zagada. Adesso salvo, se li metto in ordine, eccoli qua, i primi 5, forse sono un po' pochi, perché sennò non si apprezza. Pigliamo questi, aggiorna campo esistente, sempre prop 2, gli dico che vale 1. Perfetto. Salvo e chiudo. Disinnesco. E a questo punto rilancio il plugin. Scusate, ma non mi si è coperta. Eccolo qua. Processing strumenti. Riprendo QProto e gli dico sempre originale. Modello digitale del terreno è il DTM. L'ID è l'ID, elevation è di DTM cells, l'aspect è l'esposizione, la probabilità è quella dello scenario 2, quindi prop 2, la massa è rimasta lo stesso, l'energy line è quella che avevamo scelto, lateral spread sempre 10, no scusate, vabbè, non è questa, non è fixed energy line, è questa, quindi questo viene bypassato anche se è popolato, 10.800, a questo punto salva la cartella, non è S1 ma sarà scenario 2, Zagada.
Seleziona, esegui. Impiegherà 1 minuto e 20 più qualche altra manciata e vediamo poi che cosa succede. Forse erano troppi 49 punti. Comunque avete visto che tutto sommato popolarlo è molto facile. Poi, ovviamente, se non è un gioco come adesso, ma è una cosa, come dire, di una certa importanza, è chiaro che nominare i campi in questa maniera così barbara non è il massimo. Ma una volta che io ho, come dire, fatto tutto, vado poi, per esempio, in processi, in strumenti, era già attivo, e uso, almeno io, tabella vettore, riorganizzazione campi, vedete qua, posso rinominarli, cambiargli anche le dimensioni del campo, eccetera, eccetera, me ne crea un altro, però, come dire, posso poi alla fine fare una certa pulizia, anche l'ordine dei campi finale, ma come dire, questi sono degli artifici che vengono utilizzati dal sottoscritto per far passare il tempo in maniera, dandovi qualche così pillola, sì, di aiuto per chi non è abituato a giocare con questi con QGIS. Ok, sta andando. Ah, ecco, no, non vi ho detto questo, però intanto che sta finendo di creare, crea anche un log che altro non è che la, almeno un tempo lo creavo. Oh diavolo. Non lo crea. Ah, eccolo qua. No, final points. Gesù, che vergogna. Non l'ha creato. Vabbè, lo verifico perché. Comunque di fatto è questa, è il log dell'analisi che viene salvato sul file di testo. Ok, adesso ha finito. Ovviamente. Andiamo a vedere la suscettibilità, anzi anche il count. Cominciamo col count. Quindi questo è il count 2. Dello scenario 2 e accendiamo il campo dello scenario 1. Ok, allora accendiamo e spegniamo, vedete che sono esattamente gli stessi perché non è cambiato niente, non sono cambiate le condizioni, quindi il numero il conteggio dei coli è sempre lo stesso. Vi faccio vedere, vediamo se funziona questo swipe che ho scoperto ieri. Vediamo se funziona. Vedete che non funziona. Ah no, perché sono uguali. Ho detto una stupidaggine. Prendiamo le energie. Ho la suscettibilità. Eccola qua. Suscettibilità. E suscettibilità. Eccole qua. Oh, vedete qui le differenze? Finalmente si vedono. Possiamo colorare i nostri punti. Eccoli qui. Li tematizziamo per categorizzato secondo prop 2, classifica. Applica, così vediamo quali erano. Questi erano i punti di partenza, ok? E adesso vediamo se funziona la... questo, accendo suscettibilità, uso lo swipe. Suscettibilità qua. E accendo quest'altra. Eccolo qua. Vediamo se adesso funziona, se ho capito come funziona. Non ho capito come funziona. Ah, no, eccolo qua. No, non ho capito. Volevo fare il figo e non ci sono riuscito. L'ho installato ieri, ma non ho mica capito come funziona. Poco male.
voi siete sicuramente comprensivi. Comunque, accendendo e spegnendo, vedete qua, ecco qua, la suscettibilità, il valore, questa è suscettibilità 1, se no non mi sembra più quale sia. Vedete che come cambia da uno scenario, all'altro. Si possono fare, per esempio, anche delle operazioni sui raster, per esempio facendo le sottrazioni e vedendo cella per cella quali sono i cambiamenti che possono essere in corra. Ecco comunque che diminuendo la probabilità di distacco di una certa parte, la zona più pericolosa, diciamo, quella che ha intensità maggiore, suscettibilità maggiore, è quella centrale rispetto invece a quella iniziale, dove, avendo tutti la stessa probabilità 1, anche questa zona di qua era interessante. Io non so se sono stato chiaro. Adesso, ovviamente, rispetto ai punti che abbiamo scelto, probabilmente non è assolutamente rappresentativa del caso specifico. Ecco, tutti gli scenari, eccetera, li trovate nel geopackage che vi abbiamo dato, e anche i risultati con i vari scenari, quindi potete dargli un'occhiata. Ci sono alcune migliorie che vorremmo fare, come per esempio tenere conto delle reti o comunque degli elementi che vanno ad influire sull'altezza, ovviamente, sull'altezza del DTM in particolare in quel punto. Oppure provare anche a usare il DSM. Non abbiamo mai provato, ma mi piacerebbe provare a usare il DSM, ma questa è una cosa mia. Marta, non so se c'è qualche cosa che... Se avete voi, sono... grazie, se avete delle domande, delle curiosità. Volete che molto alla fine, quando padroneggi i parametri e cose del genere, creare da zero un dataset è proprio facile. Il casino è crearlo furbo, probabilmente, ma ovviamente questo succede in tutte le operazioni di analisi di questo genere. Se avete domande, dubbi, perplessità, Marta, se Giulia, se volete aggiungere qualcosa. Stefano, volevo solo aggiungere una cosa a proposito di questi esempi che hai fatto, no? Di questi scenari. Sì. In realtà, adesso i due scenari che hai provato a far girare hanno la stessa area di invasione, naturalmente, perché non hai cambiato i parametri dei coni. Certo. Quindi non hai cambiato né l'angolo di energy line né l'angolo di dispersione laterale. Per naturalmente avere aree di invasione di forma diversa, di estensione diversa, è necessario fare delle indagini su quei due parametri lì. Ovvio. Ok? Certo. Solo così per... Sì, certo. Puntualizzare. Comunque i parametri che possono essere cambiati sono tutti quelli che hai... nominato. A proposito della stima dei parametri, allora noi abbiamo indagato su una serie di fattori, ci sono ancora degli aspetti su cui non abbiamo indagato. Per esempio, ha accennato Giulia al problema del dislivello, che nel nostro caso è costante, quindi quegli angoli di energy line che si possono ricavare dagli abachi fanno riferimento a situazioni in cui il dislivello è intorno ai 250-300 metri. Se fosse molto diverso, probabilmente l'affidabilità, diciamo, di quegli abachi si riduce naturalmente. Quindi su questo non abbiamo ancora indagato, per cui sì. Ci ragioneremo ancora. Allora, ci sono due domande in chat. La prima, che mi rende molto, molto felice, sul fatto che quell'errore non dipenda solo da Windows, ma anche su Ubuntu, e quindi lo verifico. Cioè, non preclude il fatto di non cancellare
non riesco a cancellare l'accesso negato. Mi viene il dubbio che lo cancelli prima di... cioè che vada lì a cancellare e il file non esista già più. Mi sta venendo questo dubbio, ma lo verifico poi con Faunaria, con Matteo Ghetta, che ci dà, che me lo dice. E la seconda è questa, è tutta per, tutta per Marta, chiede come se è possibile tenere conto dell'accelerazione sismica, e quindi torna indietro. Tenere conto dell'accelerazione sismica, sull'innesco quindi. Cioè, mi viene in mente la possibilità di tenerne conto, ma non saprei come, naturalmente. Non è... Beh, quello che, allora, non essendo un metodo cinematico, nel senso che tutto, tra virgolette, tutto quello che succede dal punto di inizio al punto di fine, non ci sono perdite di energia, perché è solo un metodo geomorfologico, alla fine, come metodo. Poi è chiaro che la componente meccanica è inserita, il grosso della componente meccanica è rappresentato dall'energy line angle, che non è un angolo qualunque, ma è l'angolo, appunto, quello di attrito equivalente, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, la componente meccanica è lì dentro. Quello che potrebbe essere interessante per tenerne conto, non saprei come, ma sarà oggetto di studio di Giulia nei prossimi 3 anni, probabilmente, è potrebbe variare la predisposizione all'innesco. È quello che pensavo anch'io. Non vedo, spettacolo. Non vedo molto la possibilità di assegnare una velocità iniziale al blocco, se è sì, quello che intendeva nella domanda. Vero è che la velocità iniziale, quindi un'energia iniziale, potrebbe ripercuotersi sulle, come dire, come se non come se gli dessimo un metro e 70, un numero a caso, un 50 centimetri in più di quota di partenza, no? Come se stessimo dandogli un po' più di energia potenziale in partenza, no? Sì. Però a quel punto cambierebbe anche l'energy line, però dovrebbe cambiare anche l'energy line, però vabbè. Insomma, è tutto da ragionare, esatto. Però... aumentare la quota potrebbe essere quello. Potrebbe essere un... potrebbe essere quello, non saprei come correlarlo, però a un'accelerazione sismica, una quota, diciamo, fittizia di partenza del blocco, no? Sì. Insomma... comunque ci sono tutta una serie di, adesso lo dico dal punto di vista dell'implementazione, ci sono un sacco di cose che si potrebbero fare. Per esempio, ha senso perdere tempo nel mettere far derivare dal DTM immersione e quota? Risposta: secondo me sì, perché si potrebbe anche farglielo calcolare ad ogni ciclo, ma i tempi di calcolo diventano eterni, quindi alla fine sicuramente si fa prima a fare così. Un'altra cosa che vorrei, che si, penso che si possa fare, è trasformare quegli abachi, una volta, come dire, consolidati dal punto di vista scientifico, insomma, se dire quanto sono robusti, inserirli in qualche maniera, quindi trasformarli con delle funzioni con delle funzioni per cui do come input i parametri e mi dà il risultato, anziché farlo a mano come si faceva con gli stereogrammi. Insomma, vuol dire, ambiti di applicazione, di miglioramento ce ne sono tanti. Vero è che poi alla fine non è che gli possiamo tirare il collo, alla fine è un metodo speditivo, azzecca l'ordine di grandezza delle energie, almeno nelle esperienze che abbiamo fatto noi, le azzecca. Ci hanno scritto dei ricercatori dell'Università di Napoli, che lo stavano provando sulle falesie della costiera amalfitana, poi non ne abbiamo più sentiti. Lì sono molto, appunto, falesie a picco, peraltro magari anche con, come dire, aggettate al contrario, quindi con immersione negativa. Boh, vero Marta, le prove le supera, cioè casi d'uso particolari, il sistema... cioè, sì, certo, cioè se l'immersione fa sì che io dal punto di osservazione non veda verso valle, ma veda dietro, perché immerge al contrario, è stata messa una condizione di controllo e ti dice non si generano coni, non si inchioda, ecco. Quindi anche situazioni geometriche particolari sono state prese in considerazione. Però, ripeto, non è che gli si possa tirare il collo più di tanto.
No, no, il metodo dei CONI è adatto per ambienti, diciamo, alpini, montani, ecco, le falese a picco non sono molto adatte a essere testate con un sistema di questo tipo. Massimiliano chiede, avete testato il sistema su formazioni fliscioide stratificate tipo Mannoso, Arenaceo, Macigno, le Langhe? Dove però, dove il crollo è un cos'è? Le frisce danneficate, no, direi di no, perché no, come cinematismo è, non è un flexural toppling, sarebbe crolli in blocco, ma crolli, cioè, ma sai, per Cuprotto non è che sia Cuprotto non interessa l'innesco, cioè che tipo di innesco ha il fenomeno. Posso? Certo, certo. Salve, sono Massimiliano. Ciao. Fatti pure vedere se vuoi, se no, sì, no, come vuoi. Sono fatti vostri, perché non è un bel vedere. Però... Salve. Dunque, io faccio il geologo, ovviamente, dalle domande che faccio. No, la Manosana c'è una formazione stratificata. E il tipico assetto sono pareti verticali con una strutturazione a dente di sega stratificata con banchi di arenarie e banchi di marne. Le arenarie rimangono fuori rispetto alla marna e a un certo punto si staccano questi blocchetti triangolari e arrivano sulle strade. Quindi proprio in caduta libera, diciamo. Quasi in caduta libera. È stato provato in queste condizioni? Avete delle formazioni similari in Piemonte, perché immagino che sia la vostra? Allora, so che io non ci avevo lavorato, ma Marta forse se lo ricorda, per quell'interreg fatto con ARPA sul, come si chiamava quella valle strettissima francese? Roya. Bravo! Sì, la valle del Roya. Sulla Val Roya, che sono più o meno queste cose qua. Mm. E il problema era che la caduta quasi verticale non veniva come era stata organizzata prima, non veniva vista, diciamo. Cioè, okay, cadevano sulla strada, però invece con questa storia qui dell'angolo poco furbo, di fatto sulla strada sembrava che non cadesse niente. Credo che con questo nuovo, insomma, con questa modalità di definizione energy line era stato risolto e si potrebbe riprovare peraltro con queste falesi così a picco per vedere. Si può provare, però diciamo che se la parete è, cioè, tutto il pendio è verticale, non ha tanto senso pensare a un blocco che cade lungo il versante, no? Cioè, il metodo dei CONI è basato sul concetto di energy line ed è proprio riferito al caso di un blocco che si muove lungo un versante con una certa inclinazione, con rimbalzi, rotolamenti, scivolamenti e moti vari, no? Ecco, la caduta libera non... Abbiamo delle pendenze molto alte, parliamo di, non so, 60 gradi, 70 gradi. Caspita. Si può provare senza... Però, sì, perché poi non l'avevamo poi più provato con questi, con queste formazioni geometriche così, così particolari. No, nella nostra indagine sui parametri, quelle di Giulia, siamo arrivati fino a 60 gradi e già abbiamo visto che, insomma, il comportamento a 60 gradi è un po', come dire, limite. Okay. 60 gradi di inclinazione del pendio, però si può senz'altro provare. Grazie a te. Ci sono altre domande, dubbi, perplessità, richieste, dediche? Una cosa che posso ancora aggiungere, parlando di magagne, è il problema delle reti, delle opere di protezione, che con questo metodo al momento non possono essere tenute in conto. Quindi se ci sono delle reti preesistenti, reti, io parlo di reti perché, insomma, è l'opera di protezione più frequente in montagna, se ci sono delle reti paramassi sul versante, il software al momento non è in grado, il plugin, scusate, al momento non è in grado di tenerne conto. Abbiamo tentato di trattare la rete come tutti gli altri fattori, cioè come gli alberi, eccetera, no? Con le analisi parametriche.
però purtroppo l'influenza delle reti sul fenomeno di caduta massi dipende non solo dalla capacità della rete, ma naturalmente dipende dalla sua geometria, cioè dall'altezza, no? La rete deve essere in grado di intercettare il blocco, e dalla posizione sul versante. E quindi non è possibile, ecco, trattare la rete come tutti gli altri fattori. Sì, in effetti è vero, l'analisi senza rete conservativa non è tanto realistica, quindi insomma il problema delle reti ci sta un po' a cuore e stiamo pensando a come risolverlo. Nella mia idea la rete potrebbe diventare un elemento, come dire, del versante in qualche modo, no? Che, di cui Cuproto si può accorgere, ecco, quando fa l'analisi. Però è ancora un'idea, anzi, se qualcuno ha qualche suggerimento su questo, qualche idea, qualche cosa, siamo... Sì, diciamo che il grosso, secondo me, la cosa bella è che, come avete visto, essendo una delle analisi spaziali di tipo misto, diciamo vector raster, come dire, gli ingredienti sempre quelli sono. Quindi io posso fare analisi a livello di valle di 500 aree omogenee che mi sono in qualche modo derivato in una certa maniera, e pur non essendo i risultati, pur non essendo validi per una progettazione sicuramente, ma la definizione relativa di suscettibilità e di anche di energie in gioco possono mettermi nelle condizioni di dire: ma senti, avendo 100.000 lire da investire e un mese di tempo, forse mi concentro su questa zona anziché in un'altra. Chiaro. Poi, come dire, da un certo punto di vista avete visto che fare le analisi così specifiche in scala, adesso la scala di visualizzazione di QGIS è la scala 1 a 3.000, come dire, e siamo già alla scala proprio di progetto esecutivo tipica di un'analisi traiettografica, per esempio, no? Mi rendo conto. Ma come dire, ma lo sforzo per recuperare i parametri è via via crescente, come qualità ovviamente, e quindi migliorano i risultati, ma sino a un certo, ma ripeto, sino a un certo punto poi non è che si possa pretendere di chiedere chissà tanto. Ripeto, secondo me la cosa figa è la valutazione relativa di aree diverse del versante. Sono le ore 19:18:10, ma quanto è bello Cuproto, questo non vale detto da Rocco, perché c'è anche lui di mezzo, quindi non vale. Dico, si poteva filtrare il dato solamente a valle delle reti, sottraendo solo i pixel a valle della stessa, assorbimento energetico nominale della rete in prima approssimazione. Sì, esattamente bello. Quello a cui pensavamo noi, dal punto di vista del calcolo, non saprei come fare al momento, ecco. Sì, poi però, per esempio, come ha fatto vedere Marta Giulia, se non mi ricordo, nell'esempio di prima, cos'era Bardonecchia, sì, e la rete c'era, ma praticamente non aveva, era in condizioni talmente pessime che praticamente i massi non li ha manco visti. Cioè si è visto dall'energia, dall'analisi traiettografica, l'energia di prima era praticamente uguale all'energia a valle, uguale a quell'energia di monte, quindi sembra quasi che non avesse attutito granché. Ma sì, perché la rete era collocata in una zona del versante dove l'energia dei blocchi è decisamente superiore, ma era sottodimensionata la rete. La rete potrebbe essere situata con una malla con assorbimento di energia. C'è anche poi il casino dell'implementazione del codice, già della prima, quello qui, quando si è detto prima di filtrare i pixel a valle, eccetera, sull'implementazione ne avevamo già cominciato a ragionare con Faunaria, con Matteo, e insomma dal punto di vista dell'implementazione non sembra facilissima, ecco. Però se vogliamo ancora tirare definitivamente il collo al metodo, è chiaro che bisognerebbe giocare su quello. Poi, dopodiché, diventa, come dire, più di così.
Sì, grazie a voi, usatelo, se ci sono dei bachi riportateli, e, boh, le mail le avete. Siamo anche interessati a casi d'uso particolari, ecco, quindi esatto. Se avete qualche caso interessante. Noi non facciamo professione, quindi no, non vi rubiamo i dati. No, no, assolutamente. Ok, allora possiamo chiuderla qua. Presidente? Presidente Dabove? Sempre presente. Beh, grazie. No, grazie. Adesso un caso di parole di chirurgia di resistenza e poi si sono le vie calcolate. Ecco, vedi Rocco. Pensa già di fare delle cose esterne. Ah, ok. Ne parliamo. Preparati. Interessante. Okay. Scusa, Presidente, prego. No, nulla, anzi, grazie mille a voi. Mi unisco ai ringraziamenti dei partecipanti, sia a Marta che a Giulia che a Stefano per il webinar. Ovviamente il materiale sarà reso disponibile sul sito degli incontri di questi webinar, quindi qualora... Lo è già. Manca solo il video. Perfetto, non appena avremo anche il video processato, caricheremo anche questo, quindi è tutto pronto per poter essere rivisto e insomma quello che vi suggeriamo è di provare anche voi ad utilizzare il plugin. Se avete dubbi o domande contattate i relatori. Vi ricordo che settimana prossima c'è un nuovo evento che riguarderà sempre l'utilizzo di QGIS e soprattutto come passare dal rilievo sul campo alle restituzioni dati in QGIS, quindi vedremo anche un caso applicativo con QField. Per cui per coloro i quali fossero interessati iniziate già a prenotarvi, perché insomma gli eventi continuano grazie alla disponibilità dei relatori, al loro prezioso tempo, ma soprattutto alle loro competenze. Se ci sono ulteriori domande, ovviamente non esitate a farle, fatele anche tramite email. Vi ricordiamo che sebbene gli eventi siano gratuiti, le donazioni sono sempre possibili e quindi insomma, come dice Stefano, mettetevi una mano sulla coscienza, l'altra possibilmente sul portafoglio. Ovviamente il contributo anche piccolo fa sempre piacere, ci permette di andare avanti, ad esempio di sviluppare plugin, di fare attività informative. Ovviamente noi non vogliamo fare formazione, per questo ci sono ditte e enti che lo fanno. Il nostro è un piccolo supporto, un modo per condividere ciò che magari spesso viene realizzato in ambito accademico e che potrebbe rimanere distaccato rispetto alla realtà, e quindi cercare di condividere quanto si fa. Detto ciò, d'accordo. Grazie di tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo la prossima settimana. Dai, vi aspettiamo. Grazie ancora ai relatori, grazie Giulia, grazie a Marta, complimenti ancora anche da parte mia, grazie a te. Grazie. Buon fine settimana a tutti. Ciao, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao.